con la forza dell'amore. Forse a dirlo con le parole è molto facile, ma il gesto che ha fatto la signora Casella di andare lì e dire io non mi muovo di qui, e stando qui io condivido la sorte concretamente con mio figlio, questo è più di ogni somma versata, è veramente un atto che prende su petto un'altra volontà. Al di là c'è un'arroganza, l'arroganza di chi dice io mi approprio della vita di una persona, cose incredibili, cose che non stanno in nessuna coscienza per bene. Ebbene, lei dice, bene, il prezzo non sono più i miliardi, è la mia esistenza, se la volete prendetela. E credo che la signora Casella stia dando un esempio a tutti noi come si supera degli atteggiamenti di prudenza, cioè come si scuote un'indifferenza. Che figura facciamo noi quando abbiamo paura e tacciamo? Che figura facciamo quando diciamo a me non importa perché non è una cosa che mi riguarda? O che figura facciamo quando politicamente trattiamo l'affare Casella come se fosse una parte burocratica? La signora Casella ha cancellato tutte le paure e ha detto no, i miei figli li tratto io direttamente perché non sono affari di Stato, non sono affari miei. Credo che in Calabria abbia portato tale una ventata di coraggio che incoraggia tutti quanti a prendere di petto il terribile fenomeno della mafia, dell'arroganza, della violenza, della camorra. Veramente una piccola donna ha un grande coraggio. Ma io vorrei augurargli un'altra cosa. Certissimamente, al di là di questi teleschermi, ci sono i rapitori, sono uomini, non sono bestie, sono uomini. Io vorrei dire loro una cosa. Forse vi costa arrendervi, ma dover rendervi di fronte a un atto di amore, se pensate di essere padri o figli, non è un disonore, in fondo è salvare ancora quel pezzo di cuore di dignità che avete. Io faccio un appello proprio a loro, sicuramente sono lì a sentire, che non aumenti, noi non abbiamo nessuna voglia di vendetta. Se io ho offerto il mio, non so, la mia mediazione comunque sia, è per questo, per dire a loro se potete salvatevi e salvate. In fondo, in questo caso è salvare ancora una dignità umana, è salvare la stessa Calabria, la ecco, stessa Garibaldi, Garibaldi. Buona e non si può trascinare nel fango con paesani, con cittadini o una regione per salvare un'arroganza o una violenza che non ha senso. Garibaldi? Sì. Un'ultima cosa, le chiedo una brevissima risposta. Alcuni giornali titolavano Don Riboldi si offre in cambio di Cesare ai rapitori. Lei conferma questa sua posizione? No, se è necessario non ho nessuna paura. La ringrazio Don Riboldi. Buonasera. Grazie. Buonasera a te Simonetti. Ecco sì, purtroppo la diffusione audio qui in piazza è davvero assai precaria, per cui non riusciamo a sentirvi e a seguirvi con attenzione. Il presidente della Commissione Antimafia, il senatore Gerardo Chiaromonte, questa mattina siete stati qui, avete incontrato amministratori, magistrati, forze dell'ordine, la signora Casella naturalmente. Cosa avete detto alla signora? Ma io sono venuto qui a Locri stamane insieme ai vicepresidenti senatore Vitalone e Calvi per esprimere alla signora Casella e anche ai familiari degli altri sequestrati sull'Aspromonte, ci sono altri 4 sequestrati sull'Aspromonte, la nostra piena solidarietà. E stamattina ho avuto l'onore di esprimere personalmente alla signora Casella questa nostra solidarietà. Senatore, ma molti giornali hanno scritto che questo gesto della signora è una sfida alla mafia, ma è anche uno schiaffo allo Stato. Noi siamo venuti qui per 2 motivi. Primo, per far quello che dicevo prima, e poi perché c'è stato ieri una riunione del Consiglio Comunale di Locri che ha votato un ordine del giorno molto importante all'unanimità di protesta contro l'atteggiamento del Governo della Repubblica e dello Stato, ed ha indetto una riunione per mercoledì prossimo
di 42 comuni, credo, della zona della Locride per discutere addirittura le dimissioni di 42 consigli comunali. Io devo ringraziare la signora Casella e il Consiglio Comunale di Locri per questo fatto, per questi fatti che io mi auguro riescano finalmente a svegliare l'attenzione delle autorità, della Repubblica, per fare in modo che qui, in questa parte d'Italia, torni a regnare la legge, la Costituzione, il rispetto della vita umana. Ma qui, senatore, molti hanno detto, e ce l'hanno confermato anche alcuni colleghi suoi della Commissione Antimafia, comanda forse più la mafia che lo Stato. Beh, guardi, l'alto commissario Sica ha detto che c'è una parte del territorio del Mezzogiorno che è occupato dalle forze della delinquenza. E quindi... Quando lo liberiamo, senatore? Stiamo cercando di far questo. Credo che la signora Casella, con la sua iniziativa, contribuisca a questa liberazione. Credo che contribuiscano gli amministratori e i consigli comunali, i quali debbono chiedere, a mio parere, non soltanto misure di legalità per la convivenza civile, ma soprattutto misure anche per lo sviluppo economico e sociale di questa zona. Se non c'è questo sviluppo, se non si dà lavoro alla gente, la manovalanza a disposizione della delinquenza è sempre troppo numerosa. Grazie Presidente, mi dite voi dallo studio quando ritenete opportuno riprendere la linea. Qui c'è il... scusate, mi giro velocemente. C'è qui con noi il capo della Criminal Pol della Calabria, il dottor D'Alfonso. Dottor D'Alfonso, è vero che le forze di polizia sono troppo poche, perché non possono aumentare? Ma il Dipartimento del PS ha già assunto alcune iniziative che sono concretizzate nell'arco di un anno e mezzo, in impegni concreti. E qua in provincia di Reggio Calabria è stato costituito un reparto mobile di 300 uomini, è stato nuovamente costituito il commissariato di Cittanova, che è un punto avanzato nell'Aspromonte. Ma mi tolga una curiosità, dottor D'Alfonso, da quando c'è la signora Casella qui? Ci sono decine di posti di blocco, centinaia di poliziotti e carabinieri. Perché non ci restano per sempre qui fino a quando non si libera, come diceva il Presidente, questo territorio occupato? Ma guardi, la forza che era presente prima dell'arrivo della signora Casella è attualmente presente in provincia di Reggio Calabria. Non è aumentata, per cui ritengo che non è anche un discorso numerico. Io piuttosto questa sera sono affascinato dalla presenza di questi giovani. Se l'aspettava lei? Ma io ritengo di sì, me l'aspettavo, perché la capacità di riscatto del calabrese secondo me c'è. E l'importante è che non rimanga, ecco, un momento magico, che diventi un momento concreto, perché la mafia noi la dobbiamo combattere abbattendo l'omertà, e questo ci consentirà di operare ancora meglio. La presenza di migliaia di persone qui è una smentita all'omertà. Bisogna vedere se questo si tradurrà anche in fatti concreti per dare supporto all'azione di polizia. Noi abbiamo bisogno proprio di questo e lo chiediamo continuamente. Se la gente ci aiuta, noi consolideremo le nostre posizioni per rastrellare quella parte di territorio che potrebbe sembrare oggi solo esclusivo appannaggio della mafia. Ecco, Michele. Franco, io volevo proporre il terzo contributo di Maurizio Losa, il quale è salito proprio nel cuore dell'Aspromonte, anche per far vedere quali sono i luoghi di cui si parla, anche i luoghi dove potrebbe essere in questo momento tenuto prigioniero Cesare. Ecco, chiedo alla regia, a Ferdinando Lauretani, di mandare in onda questo servizio. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio quando la panda a 4 ruote motrici, lasciata la statale ionica, inizia ad inapiecarsi sui pendii dell'Aspromonte. La vettura e l'autista sono della Polizia di Stato, che ha accettato di guidarci e farci da scorta in questa visita alla montagna dei sequestrati. Secondo statistiche attendibili, alle famiglie dell''ndrangheta sarebbero da attribuire non meno di 150 rapimenti. Con l'operatore Cerina, con un collega della carta stampata, commento anch'io lo scenario che si profila davanti ai nostri occhi. Chi dice che basterebbe un battaglione di alpini per scovare i rifugi segreti dove vengono custoditi i sequestrati si sbaglia certamente, o molto probabilmente non ha mai visto l'Aspromonte da vicino. Passiamo da Natile, quindi dirigiamo verso Platì, un nome noto nella mappa dei sequestri. Ci supera un'auto della polizia. A bordo, due giovani agenti che avevamo visto poco prima fermi a controllare gli occupanti nella vettura. Finalmente ecco Platì, il cartello stradale che lo segnala,
è quasi nascosto da un muretto. La strada continua a salire, attraversiamo il centro. Il paese sembra uscito da un'immagine di quei film western tanto cari a Sergio Leone. Qui al posto del saloon e dei cavalli c'è qualche bar e molte vetture posteggiate. Osservo soprattutto il comportamento di due giovani in motocicletta. Passano davanti a noi almeno 4 volte, rallentano, ci scrutano, poi s'allontanano. Forse sono un po' diffidente, forse mi sono lasciato condizionare. L'impressione è che ci stanno controllando. Aplatì la memoria, mi ricorda che è stato tenuto sequestrato il giovane Massimo Villa di Merate, rapito nel novembre dell'87 e rilasciato a maggio dell'anno seguente. Riscatto 3 miliardi. Risaliamo in macchina e tra un sobbalzo e l'altro iniziamo l'ascesa verso i piani di Zervo. Eccolo sulla sinistra, il Pietra K, questa montagna a forma di panettone che ricorda tanto la montagna del film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Per anni è stato nascondiglio di latitanti e sequestrati, punto d'osservazione privilegiato che consentiva di scorgere con sufficiente anticipo le mosse delle forze dell'ordine. La strada si fa più stretta, il paesaggio si inaridisce, il fondo stradale è sconnesso. In alcuni punti la montagna è franata. Il paesaggio è suggestivo. Arriviamo ad Aria di Vento, a quota 1023. Due agenti hanno piazzato un posto di blocco. Arriva una fiammante Spider con targa della capitale. Viene intimato l'alt. Si controllano gli occupanti, i loro documenti, gli eventuali precedenti penali. A pochi passi da qui, esattamente in questo punto, al crocefisso dello Zillastro, Angela Casella aveva lasciato un messaggio ai carcerieri di suo figlio durante il viaggio di ottobre. Davanti a questo crocefisso, il papà di Marco Fiore aveva versato la prima rata del riscatto ed era stato selvaggiamente picchiato. La vegetazione è molto fitta, il sottobosco è arido e nelle lunghe marce di trasferimento i banditi prediligono proprio questo tipo di vegetazione perché impedisce di essere visti anche dall'alto, dagli elicotteri o dagli aerei impegnati nelle ricerche. Davanti a questa casa e su questa strada avvengono normalmente i pagamenti dei riscatti. Siamo nel cuore dell'Aspromonte, dei sequestri di persona. La strada ora scende, è stretta, ripida. Le montagne che ci circondano incutono timore. Lassù potrebbe essere nascosto Cesare Casella. All'uscita da una curva, ecco Ciminà. Come Platì, Natile, San Luca, ha legato il suo nome ai sequestri Ravizza, D'Amico, Brusin, Castagno, Ceretto, Villa, Marzocco, Fiora, Bolis, Ferrarini, Cuzzo Crea. Il paese è arroccato sulla montagna, per le strade non c'è anima viva. Cesare Casella, come altri, potrebbe essere anche qui, nascosto in qualche scantinato, in qualche cunicolo. Ma come scoprirlo in questo dedalo di viuzze, di case costruite una appresso all'altra? Il collega che c'è con me mi guarda, poi tra il serio e il faceto dice, qui potrebbero nascondere anche un elefante. La nostra redazione è al lavoro come ogni sera. Chiunque abbia degli elementi o che voglia semplicemente partecipare a questa discussione può telefonare. Maddalena Bolognini. Abbiamo al telefono il signor Andrea Di Lazzaro. Faceva parte del contingente di carabinieri che andò in Aspromonte qualche tempo fa e ha delle cose da dire. Sentiamolo. Buonasera. Buonasera. Dica pure. Dunque, io volevo dire che, ecco, avendo vissuto l'Aspromonte in prima persona, come appartenente alle forze dell'ordine, posso dire che, ecco, il lavoro spesso non è coordinato nella maniera più opportuna, cioè non si ha l'organizzazione sufficiente per fare un lavoro efficace. Si utilizzano ragazzi troppo giovani, inesperti, demotivati, che scendono giù per i costoni rocciosi facendo chiasso e quindi mettendo sull'avviso eventuali latitanti e sequestratori.
Inoltre noi non avevamo modo di perquisire le abitazioni dei paesi, cosa che sarebbe sembrata anacronistica. Vedere dei militari in divisa, dei carabinieri mimetici entrare nelle abitazioni sarebbe stato quasi forse, ecco, vergognoso, eppure sarebbe stato necessario, ma noi non eravamo autorizzati a farlo. E poi eravamo anche insufficienti a livello numerico. Eravamo ben equipaggiati, però tutti ragazzi inesperti alle prime armi. Ci vorrebbe più professionalità, più forza, ci vuole il polso per combattere questi mascalzoni con efficacia. Grazie, grazie. Qui con noi questa sera c'è uno dei principali collaboratori dell'Alto Commissario nella lotta contro la mafia, il dottor Misiani. Ecco, io voglio innanzitutto chiederle conto di questa affermazione dell'Alto Commissariato. È vero che ci sono intere regioni del nostro paese dove lo Stato è più debole della mafia? Beh, io ritengo che sia vero che ci sono alcune regioni dove lo Stato è più debole della mafia, nel senso però va specificato dove queste grosse organizzazioni criminali riescono a muoversi a loro agio, in questo senso. Non che ne sia assente completamente lo Stato, ma che lo Stato trova difficoltà per fronteggiare un fenomeno che è per se stesso un fenomeno molto complesso, un fenomeno molto grave. Una di queste zone è l'Aspromonte. Certamente l'Aspromonte. Perché l'Aspromonte è così difficile per lo Stato? Già l'abbiamo visto il perché l'Aspromonte è difficile per lo Stato, perché è assolutamente impossibile, non dico impossibile per lustrarlo completamente e con efficacia, nel senso che quello che diceva poco prima il carabiniere è quantomeno ingenuo, che dice ci muovevamo facendo rumore, ma appena si è alle pendici dell'Aspromonte già tutta l'organizzazione sa che lì c'è la persona che sta per inerpicarsi per i monti, perciò non è questo il problema. Probabilmente un problema diverso era quello di costituire una rete a fitte strette di stazione dei carabinieri che stazionano costantemente sul posto, questo forse sì, e mancano queste stazioni in Calabria, mancano per l'insufficienza degli uomini, per l'impossibilità di stabilire delle stazioni che possono continuamente stare sul territorio, difficoltà che trovano stazioni di questo genere completamente isolate dal centro abitato di poter sopravvivere in quella situazione, e poi non si trova facilmente il personale che possa andare in una situazione di questo genere con lo stipendio che oggi lo Stato garantisce alle forze dell'ordine, soprattutto agli agenti e ai carabinieri di prima nomina. Perciò è tutta una situazione anche molto di, complessa. Molto ecco, complessa. Fermiamoci qui perché potremo tornare a discutere con lei i vari problemi. Franco, io ti darei la linea ancora per qualche minuto in modo che tu possa tenerla e poi noi passeremo a discutere la nostra seconda pagina e torneremo, diciamo, fra un quarto d'ora a Locri. Comunque, per il momento a te la linea. Sì, allora brevemente, io ritorno con la signora Casella perché abbiamo parlato di Stato assente, presente. La signora Casella, ecco, venga. Lei ha, tra l'altro, oltre queste sue iniziative nelle piazze della Locride, ha fatto una sua protesta personale con lo Stato. Il certificato elettorale, che cosa ne ha fatto? Gliel'ho restituito al sindaco perché per protesta verso Cesare, perché gli ha tolto 17 mesi di libertà. Che cosa può votare lui? Grazie signora, poi torneremo a risentirci. Intanto qui c'è un ragazzo, 19 anni, Giovannino Furci, 10 anni fa fu sequestrato, non ne ha mai voluto parlare. Questa sera, anche in segno di solidarietà con la signora Casella, ha accettato di venire. Giovannino, ricordi qualcosa di 10 anni fa? Beh, ero piccolo, quindi non è che mi ricordo molto bene. Quanto tempo durò il tuo sequestro? 7 mesi. Quanto pagò tuo padre? Non lo so, ce lo sa lui. E inizio, cioè il giornale portava 2 miliardi, poi non so quanto è stato pagato effettivamente. Quindi non ricordi niente, hai completamente rimosso quella brutta esperienza? Cioè è stata una brutta esperienza, cioè siccome ero piccolo non è che ricordo molto bene. Cosa dici questa sera alla signora Casella? Niente, io appunto gli vorrei dire di stare tranquilla, spero che appunto possa riabbracciare presto Cesare
Sta vivendo quello che ha vissuto tua madre 10 anni fa. Quindi la comprendo anche da questo punto di vista. Grazie Giovannino, io chiuderei qui dando per pochi minuti la parola a Maurizio Torrealta, che sente qualcuno di, delle migliaia di persone io, che sono qui stasera. Io volevo adesso che il corrispondente dell'ANSA, uno dei giornalisti che ha scatenato il caso Calabria, un giornalista eroico, un giornalista di prima linea, la sua macchina è stata bruciata, è stato minacciato varie volte, io vorrei che ci desse una breve scheda su quanti sono stati i sequestri qui nella Locride, perché poi voglio dal pubblico la loro opinione. Ma così, come dati che si possono ricordare, abbiamo avuto 157 sequestri in Calabria di cittadini calabresi, almeno una quarantina di questi della Locride, però il fenomeno è molto più complesso perché si aggiungono quelli sequestrati fuori dalla Calabria ma poi tenuti qui. Un totale quindi di? Proprio stamattina anche con la Commissione Antimafia si guardavano questi dati ed erano 256 i sequestri ascritti, diciamo, alle cosche calabresi. Dunque Locri è a detta di tutti la capitale dell'anonima sequestri. Io vorrei che gli uomini qui presenti tra il pubblico mi dicessero cosa pensano di questa affermazione. Locri è la capitale dei sequestri? Ma non solo Locri, è tutta la Calabria che è la capitale della mafia, tutta, specialmente la provincia di Reggio. Ma io penso che è lo Stato che non vuole debellare la mafia, perché altrimenti ha i mezzi. Non è vero, come ha detto, non so, una telefonata, si è sentito poco. Vogliamo sentire qualche altra opinione? Posso dire io? Certo. Beh, Locri non è soltanto la capitale dei sequestri. Locri è stata una città di civiltà antichissima. Stasera c'erano 3 professori dell'Università di Torino che lo dicevano. Non bisogna criminalizzare Locri, anche c'è molta gente che lavora, che fa buone esperienze. Certo, ci sono anche questi fenomeni criminosi che sarebbe opportuno che venissero affrontati con più decisione dallo Stato. La signora Casella è qui e non se ne vuole andare, sta a Locri. Sentiamo, cosa vuoi dire? No, c'è il sindaco pure qui di Locri. Io volevo dire intanto che non è vero che Locri è la capitale dei sequestri. Locri è la capitale di un comprensorio che purtroppo ha questa piaga. Però non è Locri la capitale dei sequestri. Locri, avete seguito, la cittadina di Locri, le mamme di Locri, anche l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte, perché certamente non si sente corresponsabile moralmente di questi atti. Qui c'è gente che lavora, c'è gente onesta che vuole che si ridia fiducia alla gente e che si ridia il Cesare alla mamma che tanto accuratamente lo richiede. Signor Sindaco, io vorrei che poi lei ci aggiornasse sulle vostre iniziative e sulle iniziative degli altri comuni. Non so se abbiamo tempo dallo studio. Se vuoi chiedere qualcosa al sindaco puoi farlo e certo, chiudere allora il collegamento. Allora io vorrei che ci aggiornasse sulle iniziative. Ecco, che noi abbiamo sentito di... mi sentite? Signor sindaco, mi sente? Sì. Ecco, buonasera innanzitutto. Buonasera. Noi avevamo sentito in un primo tempo di una vostra decisione di dimettervi e poi dopo invece è stata corretta. Ecco, qual è attualmente la vostra posizione? Non è stata per nulla corretta. Noi abbiamo preannunziato le nostre dimissioni, abbiamo presentato le dimissioni in consiglio comunale e ci siamo autosospesi in attesa che giorno 21 il comitato dei sindaci, l'assemblea dei 42 comuni della Ionica assuma l'iniziativa più opportuna di lotta. Noi in quella sede proporremo a tutti i comuni che si dimettano. Ecco, ma perché volete dimettervi? Perché c'è ormai stanchezza e sfiducia, noi non riusciamo più a dire alla gente che lo Stato cede e presente. Noi rappresentiamo lo Stato e purtroppo viviamo una condizione amara. Ma lei non ritiene, signor Sindaco, lei non ritiene che tutto quello che lei ha detto questa sera, che mi pare molto bello e che è anche quanto noi abbiamo visto in questi giorni in televisione, c'è questo popolo che si ribella, questo popolo che rifiuta di essere identificato con l''ndrangheta, poi venga in qualche modo, come dire, lasciato a se stesso nel momento in cui voi che siete i loro legittimi rappresentanti vi dimettete? Ma questo qui non è il ritirarsi sull'Aventino, questa è un'azione di lotta forte per dire che c'è una frattura che si sta provocando tra le istituzioni dello Stato
e le popolazioni. Noi rappresentiamo le popolazioni, nonché lo Stato, ma rappresentiamo pure queste popolazioni e quindi intimamente vogliamo esprimere questa frattura che si sta provocando, certamente non per colpa della gente di Calabria, non per colpa della gente di Locri. Grazie. Allora, chi ha la colpa? Io vorrei poi... Grazie riprendere... Maurizio, grazie, grazie signor Sindaco, ci risentiamo fra un quarto d'ora circa e per voltare pagina Adriana Zarri. Buonasera. Buonasera. Ma in questo dobbiamo cambiare pagina evidentemente, anche se la pagina che abbiamo visto era molto emozionante e speriamo, come tu hai detto, di collegarci ancora. Ma in questo clima preelettorale ci è giunta in attesa il richiamo di alcuni vescovi per l'unità politica dei cattolici. In attesa perché pensavamo di non dover più sentire e subire richiami del genere, soprattutto dopo il Concilio che ha chiaramente detto come dalla unità della medesima fede non necessariamente discende la unità della stessa scelta politica, le scelte politiche possono essere diverse. Ma si sa che il Concilio sta diventando un relitto archeologico, verbalmente molto onorato, ma in realtà molto tradito. E in questo clima di riflusso ecco che alcuni vescovi vorrebbero decidere per noi. Ma con quale legittimità? I vescovi hanno il carisma e l'assistenza dello Spirito per interpretare i dati della fede così come ci vengono trasmessi dalla scrittura. Ma cosa ci dice la scrittura a proposito delle elezioni? È chiaro che non ci dice niente di preciso. Ci dice che noi dobbiamo spenderci per il bene comune e operare da cristiani in qualsiasi situazione, anche quindi in politica. Ma quale sia, nella situazione politica attuale, il partito che meglio ci consente tutto questo è chiaro che non viene detto. E allora questo viene lasciato alla nostra responsabilità. C'è un profeta dell'Antico Testamento che dice guai a me se non predicherò tutta la parola di Dio. Ma guai a me anche se aggiungerò qualche cosa. E noi stiamo aggiungendo tante cose. Stiamo aggiungendo l'unità politica dei cattolici, stiamo aggiungendo l'ora di religione, i vari concordati, certe pagine di morale sessuale, la contraccezione. Quante cose facciamo dire a Dio che le lascerebbe alla scelta della nostra coscienza e della nostra responsabilità? Grazie, grazie Adriana. E c'è un filo conduttore nella trasmissione di questa sera, il filo conduttore è il diritto alla vita. E il diritto alla vita c'è in alcune situazioni che confina anche con la buona morte. Siamo andati a vedere un centro che si chiama proprio Centro della Buona Morte, Casa della Buona Morte. Bruno Ambrosi. Madre Superiore, cosa ha spinto il vostro ordine a creare questa istituzione che è abbastanza insolita, insomma, nel panorama della carità, dell'assistenza, eccetera? In favore della buona morte e il supporto anche per gli anziani. Siamo a Brescia, in quella che viene definita la Casa della Buona Morte, una clinica modernissima di proprietà di un ordine religioso. Un centinaio di letti, quasi tutti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi gratuiti per i pazienti. L'eutanasia, il concetto tradizionale della buona morte, in realtà viene identificato con una anticipazione o attiva o anche soltanto passiva di un momento che di solito si compie naturalmente e che può benissimo compiersi naturalmente a condizione che lo si aiuti, aiuti la persona che lo deve vivere a farlo senza soffrire. Strutture e concezioni terapeutiche d'avanguardia su due versanti.
la riabilitazione dei malati recuperabili, ai quali sono destinati due piani dell'edificio con tutte le apparecchiature e il personale specializzato, in ambienti estremamente confortevoli ed attrezzati, tali da poter competere con le cliniche più costose a livello mondiale. Ma il reparto sul quale si è concentrato maggiormente l'interesse è quello del terzo piano, destinato agli ammalati giunti ai loro ultimi giorni di vita. È qui che, come negli hospice inglesi, si attuano per la prima volta in Italia i concetti di rendere il trapasso il più sereno ed assistito possibile, eliminando le sofferenze e creando il clima psicologico dell'accettazione della morte. Cosa induce un medico a scegliere questo tipo di reparto, questo tipo di attività? Ma sostanzialmente direi due cose. Un'esperienza maturata professionalmente e un'esperienza maturata esistenzialmente. Dal punto di vista professionale credo sia utile un'esperienza di tipo terapeutico antalgico o comunque di vicinanza ai problemi del dolore, che sono quelli che di solito predominano in questi pazienti. E dal punto di vista esistenziale direi così un desiderio, un'attenzione particolare a dei malati che sono, direi, gli ultimi, cioè sono quelli che sono un po' al di là delle cure usuali, malati per cui si dice non c'è più niente da fare, e riscoprendo invece che sono malati per cui c'è moltissimo da fare e soprattutto c'è la necessità di aiutarli a vivere gli ultimi giorni, le ultime settimane o gli ultimi mesi in maniera piena. Ne è un esempio questa donna di 42 anni, ormai giunta al termine dell'esistenza. Sapevo di essere molto grave, di avere una malattia oramai incurabile, e allora ho scelto di venire qui perché qui non avessero l'accanimento terapeutico, come si suol dire. D'altronde non potevo accettare l'eutanasia perché sono cristiana, e allora ho voluto un ambiente sereno che mi aiutasse a morire in pace. Dopo di essere passato per moltissimo tempo a dedicarmi alle persone recuperabili, a un certo momento ero rimasto colpito dalla sindrome del paravento, la situazione cioè nella quale un paziente irrecuperabile veniva tolto dalla lista dei pazienti giudicati invece recuperabili, dimenticando che per salvare il benessere, di salvaguardare il benessere di chi era recuperabile, si dimenticava che dietro il paravento si compiva la tragedia di un'esistenza che si chiudeva in solitudine. Colpito da questo, sono passato dall'altra parte della barricata. Dal reparto più sofisticato come attrezzature e come personale, sono passato a un reparto in cui invece, a dirigere un reparto in cui invece ciò che importa è soprattutto il rapporto psicologico. Guidare un paziente attraverso gli ultimi momenti della sua vita, aiutarlo in questo senso, vuol dire non soltanto aiutare lui, ma ricavarne una grande esperienza, un'esperienza completamente diversa, ma non meno edificante di quella del rianimatore. Non vogliamo prolungare neanche di un'ora la vita delle persone, vogliamo soltanto che questa vita si spenga nel modo più dignitoso e umano possibile. C'è un'altra storia che sta appassionando il nostro paese in queste ore, in collegamento con Pavia, Bruno Ambrosi. Ecco, anche questa è una storia di vita e di morte. Guardate questo piccolo essere. Si chiama Andrea, ha 70 ore, è nato lunedì a mezzogiorno, è nato da una madre in coma, che è a poche decine di metri da qui, in un'altra sala di rianimazione. Andrea è nato, che ha soltanto 26 settimane, non è riuscito a raggiungere neanche il settimo mese, e quindi è un neonato cosiddetto a rischio grave. Dal momento in cui ha visto la luce, come si suol dire, è stato trasportato qui nel reparto di patologia neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia ed è assistito in continuazione, come vedete, dai medici, dalle infermiere e anche dalle macchine, in quanto il suo apparato polmonare non è ancora completamente formato e quindi non è in grado di respirare da solo. Deve essere quindi continuamente assistito, aiutato dalle macchine,
diciamo così, dalla nuova tecnologia medica e anche dai farmaci. L'ha preso in cura fin dal primo momento il professor Rondini, che è appunto il primario di questo reparto. Noi adesso stiamo vedendo i parametri di questo bambino, sperando, anzi ce li interpreti lei, professore, sono buoni, perché ieri alle 13 c'è stata una crisi, una brutta crisi, e Andrea, il piccolo Andrea, rischiava di non prolungare più la propria esistenza, vero professore? Sì, ieri c'è stato l'inizio di collasso cardiocircolatorio, però il bambino ha poi risposto abbastanza bene alle cure che sono state prodigate in quel momento molto difficile, e direi che nelle ultime 36 ore si è stabilizzato, le condizioni generali sono stabili, e direi che è tornato a stare un po' meglio rispetto al momento in cui ha avuto la crisi addirittura. Ecco, questo ce lo auguriamo, professore, ma se dovessimo tracciare una linea, di qui c'è la vita e di qui c'è la morte, dove si trova adesso il piccolo Andrea? Beh, questo è un reparto di rianimazione, bisogna tenerne conto, non è un nido dove viene posto un neonato che nasce normalmente. Essendo un reparto di rianimazione si parte da un lumicino di vita, quindi di questo dobbiamo tenerne conto. Le difficoltà sono molto alte, questa linea di demarcazione attualmente non la posso valutare perché dipende anche molto dalla Costituzione. Noi prodighiamo le nostre cure, abbiamo delle attrezzature notevoli, ma il singolo individuo, l'organismo deve partecipare, deve completare le nostre cure, per cui ciascun individuo reagisce in maniera diversa. Io penso che in questa situazione darei un terzo di possibilità di vita, un terzo però non di vita, e infine un terzo a possibili complicazioni che possono sopravvenire. Quindi la sua vita, diciamo, è legata a questo 30% di possibilità che lei adesso ci indicava. È vero, professore, che mi dicono almeno che lei abbia pianto quando l'hanno affidato questo bambino? Beh, no, forse si è un po' esagerato. Io mi sono emozionato perché vedere il sacrificio di questa donna, apparentemente, che mette alla luce così una nuova vita, è stato emozionante, un po' come i primi tempi della mia professione. Ecco. Non le era mai capitato di avere un incarico, diciamo, un bambino da una madre in coma? Un bambino da madre in coma forse lo avevamo avuto, qui c'è Arturo Mappelli che forse mi può ricordare, 11 anni fa, però era un coma da trauma stradale e le condizioni del bambino erano molto peggiori di queste, proprio per via del trauma, per cui è deceduto dopo la prima settimana di vita. Ecco, giustamente lei ha richiamato il professor Mappelli, gli spettatori di Samarcanda se lo ricorderanno, abbiamo trattato con lui il caso della mamma di Andrea, di questo bambino, la signora Maria Grazia, 32 anni, una donna che stava bene, all'improvviso un'emorragia cerebrale l'ha portata in coma. Da allora sono passati esattamente 40 giorni, la signora vive, se così si può dire, nel reparto di rianimazione seconda qui alle nostre spalle, e ha dato alla luce lunedì questo bambino. Ecco, professore, ora la madre, diciamo così, ha compiuto la sua funzione. Miglioramenti non ce ne sono stati. Vi aspettavate qualcosa magari dopo il parto? Ma sinceramente non ci aspettavamo granché. Si può dire che è migliorata da un punto di vista metabolico, da un punto di vista epatico la situazione. E questo però non costituisce un elemento di speranza in più. Le condizioni neurologiche, che sono quelle che contano in questi casi, rimangono gravissime, ai limiti, come ho già detto, della irreversibilità, e quindi sinceramente non crediamo che si possano avere su questo piano altri miglioramenti. Ecco, qui si aprirebbe un discorso delicatissimo, perché bisognerà prendere, qualcuno un giorno dovrà prendere una decisione per capire se vale la pena di continuare a mantenere in vita questa persona che non è più in grado di dare segni di ripresa di nessun tipo. Non so cosa vi impone il codice, vi impone di continuare le cure, non so cosa vi imponga la vostra coscienza, ma nel frattempo proprio tutti e due, voi medici, siete stati attaccati da una cosiddetta lega contro la predazione di organi, su un giornale, su un quotidiano di oggi,
e vi si dice che praticamente aveste fatto delle sperimentazioni. Questo sospetto c'è sempre, diciamocelo, in alcune tecniche, in alcune terapie d'avanguardia, che si usi il malato come cavia. Dalla mia personale impressione, per quel poco che vale, penso proprio di no. Questo reparto è pieno di bambini che sono più o meno nelle condizioni del piccolo Andrea, vero professore? Non credo che nessuno di questo sia soggetto di sperimentazione. Però nel caso specifico vi accusano addirittura di aver fatto nascere questo bambino troppo in fretta o d'altro. Ecco, cosa potete rispondere ad un attacco di questo tipo, che pure viene da una organizzazione, non so quanto, come dire, accreditata nel suo campo, però è un'organizzazione legalmente costituita? Io credo che siano accuse tanto assurde quanto ignobili, e quindi credo che dobbiamo al limite respingere l'accusa e lasciar cadere questo aspetto della vicenda. Circa il far nascere questo bambino prima del tempo, è giusto ricordare che lunedì scorso questa donna è entrata in travaglio spontaneamente. E questo, mi permetta professore, è quasi un miracolo della natura, una donna da cui non si riconosce praticamente più nessuna funzione vitale, però quel certo meccanismo biologico ha agito da solo e ha fatto iniziare il travaglio del parto. Oserei dire, ha agito da solo a difesa del bambino. Probabilmente il bambino in queste condizioni cominciava ad avere più danni che vantaggi dal permanere nell'utero della madre, e la natura ha dato inizio a questa fase del processo di espulsione del feto. E quindi noi, con gli ostetrici, con il professor Rondini, abbiamo dovuto procedere con un cesareo per accelerare questo parto e per renderlo assolutamente meno traumatizzante di quanto sarebbe stato per le vie naturali. Ecco, professor Rondini, e la parte di accusa, chiamiamola così, che la riguarda, lei come risponde a questa? Beh, innanzitutto la decisione di intervenire è stata maturata da queste contrazioni che, come dice Mapelli, la natura stessa è intervenuta in sincronia con noi, perché noi stessi avevamo pensato di procedere, viste le condizioni materne che non potevano più giovare al bambino, di intervenire il giorno dopo. Quindi è stato veramente un momento sincrono di scelta. Per quanto riguarda queste cose, ma io credo che lasciano il tempo che trovano, queste chiacchiere veramente non ci debbono toccare, perché qui non ci sono sperimentazioni. Ho capito, da fare. Traducendo, diciamo. No, vorrei dire una cosa di più. Si dimentica che dietro questo vetro c'è un padre e dei nonni che con grande serenità e con grande compostezza stanno trepidando e stanno sperando che qualcosa di buono venga fuori. E credo che non ci sia soltanto il padre e i nonni, perché ormai la sorte del piccolo Andrea credo che stia a cuore a tutti gli italiani, a tutte le persone che hanno un cuore, una sensibilità. Un'ultima domanda per tutti e due. Se vi sentite di essere, avete sentito quella signora che stava morendo, non cercava il cosiddetto accanimento terapeutico. Ecco, vi sentite voi due in questo momento responsabili in qualche modo di un qualche accanimento terapeutico? Una breve risposta, lei, professore. Io penso proprio di no. Se lei si riferisce al mio passato di rianimatore, posso riconoscere che agli inizi di un'attività rianimatoria, credo tutti i rianimatori hanno forse peccato esagerando nel voler ottenere delle proprie capacità tecniche, di conoscenza medica, quello che in realtà non si poteva ottenere. Oggi abbiamo imparato molto e credo che l'accanimento terapeutico, inteso come qualcosa di veramente negativo, non sia più praticato né da noi né da altri rianimatori. E per lei, professore? No, assolutamente. D'altro canto parlano le immagini di questi bambini, d'accordo? Assolutamente nessun accanimento terapeutico, ripeto, perché noi lavoriamo, il nostro lavoro verte su bambini particolarmente piccoli, particolarmente prematuri, che vanno da un peso di 500 grammi fino a 1000 grammi. Ecco, se non sbaglio, qui in questa clinica avete tirato su, e lei l'ha vista di recente, una bambina di 500 grammi alla nascita, che è una bambina normale, no? Esatto, è proprio quello che io stavo per dire. Non può essere accanimento terapeutico quando l'altra sera è comparsa anche in televisione questa bambina che ora ha 2 anni e che sgambetta e corre, sta benissimo, e pesava ben 500 grammi, cioè meno della metà del piccolo, e era la 25ª settimana di gestazione, quindi con un'immaturità ancora più grande.
Quindi non può essere considerato un accanimento terapeutico. Direi ecco, Bruno, che è un dovere... Bruno? Sì. Ti ringrazio, mi pare che la posizione, diciamo, dei due medici sia molto chiara, sia stata espressa con grande chiarezza. Ecco, allora... probabilmente anche queste loro posizioni saranno oggetto di ulteriori discussioni nei prossimi giorni, perché è un esperimento così avanzato quello che si sta facendo, diciamo, un esperimento umano più ancora che un esperimento medico. Ecco perché tutta l'opinione pubblica italiana lo segue con grande interesse, probabilmente noi stessi saremo costretti a rioccuparcene. E infatti, Laura, vi lasciamo con le immagini, credo altamente proprio simboliche, di questo esserino che sta combattendo la sua battaglia per la vita, anche se ha alle spalle qualcosa che alla vita non assomiglia affatto. Grazie a tutti, buonasera. In collegamento con noi a Milano ci dovrebbe essere a questo punto il signor Guido Tassinari, chiedo se c'è, e nel frattempo io vorrei approfittare di una pausa per coinvolgere, ecco vedo il signor Tassinari, buonasera. 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 Vorrei però prima chiedere qui a Luciano Violante, che ovviamente ormai tutti gli ascoltatori di Samarcanda conoscono come un esperto di problemi di mafia e membro della Commissione Antimafia, ed è qui anche per discutere il caso di Locri, che riprenderemo da qui a pochi minuti, ma volevo chiedergli una cosa, diciamo come uomo di legge. Ecco, quando si aiuta qualcuno a morire, per esempio un suicidio, ecco, che cosa prevede la legge? La legge italiana prevede il delitto di istigazione al suicidio, il codice penale, che è un delitto punito non gravemente, ma è punito. Ma nel caso di istigazione, cioè nel caso in cui si faccia un'attività che fa maturare il convincimento ad uccidersi, nel caso in cui qualcuno invece decide autonomamente di sopprimere la propria vita, allora credo che il problema sia più morale che giuridico. Ecco, questa è la situazione che fa da premessa questa intervista. Ovviamente lei è in questo momento in Italia molto conosciuto per una vicenda, quella di un giovane il quale ha deciso di porre fine ai suoi giorni e è stato trovato morto in una camera di albergo. Questo giovane si chiamava Umberto, adesso Sant'Angelo, mi ricordo il cognome mi sfuggiva, e io voglio chiedere subito una cosa. Questo club da lei fondato dell'eutanasia, della buona morte, esiste ancora? Non sento l'audio. È in apnea, è immobilizzato, paralizzato, come del resto sono io in questo momento. Perché si dimentica il fatto più importante è che la persona non si è presentata come un aspirante suicida, ma le chiedo scusa, ma in questo momento abbiamo problemi di audio con Milano, chiedo alla regia di ripristinare delle buone condizioni per quanto ci riguardano, allora le chiedo ancora di pazientare mentre non si ripristinano queste condizioni ideali perché tutti possano ascoltare quello che lei ha da dire. Io tornerei a discutere di mafia, anche perché apriremo ancora questo capitolo sulla vita, e lo facciamo partendo dall'ultimo blitz antimafia che c'è stato in questi giorni e che è avvenuto nel Salento. Sandro Ruotolo. Siamo stati in Puglia con una troupe di Samarcanda, abbiamo documentato il maxi blitz che è scattato nella notte tra martedì e mercoledì. Noi a Lecce eravamo giunti domenica sera, 2 giorni prima del blitz, per un'inchiesta sulla criminalità organizzata. Abbiamo parlato con amministratori pubblici, con politici, con la gente. Abbiamo incontrato anche Emanuele Rogoli, il fratello di colui che viene considerato il capo della Sacra Corona Unita. Emanuele Rogoli è stato ucciso questa mattina, a Mesagne, suo paese natale, nel Brindisino. Il 3 febbraio scorso 2 killer avevano già tentato di ucciderlo. Lui si salvò ma fu arrestato per favoreggiamento. Quando siamo stati da lui nel suo supermercato ci ha chiesto di non entrare con le telecamere. Noi ci siamo stati per più di un'ora a parlare con lui. Ci ha raccontato le sue storie, la sua verità.
Ci ha anche detto che aveva paura di essere ucciso e questa mattina lo hanno ucciso, all'indomani del Maxi Blitz. Con Pesaro. 61 mandati di cattura e mi pare 73 mandati di comparizione. 73, sì. 800 uomini hanno consentito, mi pare che ci sia una percentuale minima di persone, di latitanti, che comunque saranno con calma in seguito assicurate alla giustizia. C'è mafia anche in Puglia, nella regione chiamata con orgoglio la Lombardia del Sud. Si chiama Sacra Corona Unita. È un'organizzazione che può contare su centinaia e centinaia di uomini. Ha come simbolo la corona trafitta da un pugnale. Ha anche una formula di affiliazione. Tutti gli affiliati dovranno avere omertà, umiltà, saggezza e odio profondo verso i nemici, condannandoli a morte per far capire a tutti quanto sia pericoloso parlare liberamente sia per il nemico, sia per gli infami, sia per la legge. Un'organizzazione diversa sia dall'Andrangheta che dalla mafia vera e propria, forse con qualche elemento di somiglianza con la camorra napoletana. Una struttura piramidale che ha al suo vertice una commissione interprovinciale, una sorta di cupola, e alla base le famiglie, i capi bastoni, i capi zona. È un'organizzazione che ha insanguinato queste terre con decine di omicidi. La Sacra Corona Unita controlla il traffico di droga, può contare sui proventi delle bische clandestine, delle estorsioni. Lecce è stata definita la città più esplosiva d'Italia. Qui nel Salento gli attentati dinamitardi sono quotidiani. Saltano in aria i negozi dei commercianti, ma saltano in aria anche le auto, le case dei carabinieri, dei poliziotti, degli uomini della finanza. In pratica ritengo che abbiano, diciamo, forzato la persiana e collocato l'ordigno sul davanzale. Quindi dove c'era prima la persiana, adesso... La persiana praticamente con lo scoppio è andata a finire così, in mille pezzi lì sulla strada, mentre invece l'infisso è andato a sbattere contro il muro di fronte all'interno dello studio, ha provocato qualche danno e niente, tutto. Perché le hanno messo la bomba? Ma non lo so, questo non riesco proprio a sapere o a immaginare o a pensare a qualcuno. Ehi, assessore ai lavori pubblici, sì. Quanti miliardi sono in gioco a Taurisano? Ma noi quanti ne giriamo? Ho detto, dico, una decina di miliardi quest'anno di lavori ci sono, dico, ma non è detto che, no? Attentati dinamitardi anche qui, come a Lecce, estorsioni, rapine, addirittura hanno rapinato la filiale della Banca Popolare Sud Puglia, che dista pochi metri di distanza dalla caserma dei carabinieri. Ormai tra i 13.000 abitanti di Taurisano regna la paura, non c'è commerciante che non paghi la tangente. Proprio recentemente, in una lettera anonima, sono stati fatti nomi e denunciati episodi. La cosa che mi preoccupa seriamente è questo demonizzare, e quindi tutto Mesagne ne soffre di questo. Certo, ma esiste o no la mafia a Mesagne? Credo di sì. Questa è Mesagne, la capitale dell'industria di trasformazione ortofrutticola della Puglia. Mai più è conosciuta perché in questa cittadina del Brindisino che è nato Pino Rogoli, l'uomo che è considerato dagli inquirenti il capo della Sacra Corona Unita, che sta scontando nel carcere di Porto Azzurro 23 anni di reclusione. Qui a Mesagne si è addirittura sparato in una corsia dell'ospedale. La criminalità in Puglia, aveva detto all'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale di Lecce, è una marea montante. Ma poco, troppo poco si sa ancora di questa che è diventata la quarta organizzazione criminale italiana, che sarebbe presente in almeno 100 comuni di questa regione. La nuova realtà è l'eroina. Purtroppo è il nuovo campo su cui tutta la delinquenza si è riversata, e chiaramente con tutti quei fenomeni, quelle conseguenze nefaste che il traffico degli stupefacenti e gli arricchimenti derivanti dal traffico degli stupefacenti deriva. La Puglia è ormai una regione a rischio, sta rapidamente assomigliando sempre di più alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia. Qui, come nelle altre regioni meridionali, si parla della presenza di raffinerie di eroina, si parla di illegalità diffusa, di inquinamento nelle amministrazioni pubbliche. La Puglia, per lo sviluppo che sta avendo, per le nuove imprenditorialità che sta producendo, per la sua capacità e per la sua voglia
di fare, sicuramente è diventato un'area oggetto di desiderio. Pensate che in pochi anni la Guardia di Finanza ha accertato la presenza in Puglia di quasi 500 istituti finanziari, ben oltre cioè la media nazionale, molti dei quali servono probabilmente a riciclare il denaro sporco. Questa indagine è stata fatta, ritengo, anzi lo posso dire sicuramente, col sacrificio personale di dedizione di funzionari di questo ufficio istruzione, dei carabinieri e della polizia e della Guardia di Finanza, perché qui non si è badato né a orari, né a turni, né a esigenze familiari, eccetera, lottando con le assenze diciamo delle minime, quali macchine fotostatiche rotte, impossibilità di avere i filtri, ricorso ai vari uffici del tribunale per poter fotocopiare i mandati di cattura. Esistono computer? Non esistono computer, non esistono, esiste il fax e basta. E basta, dice il magistrato titolare dell'inchiesta contro la Sacra Corona Unita. Non è troppo poco per fronteggiare la piovra in Puglia? La regione dove fino a poco tempo fa si diceva qui la mafia non esiste e che oggi la scopre in casa sua. Violante, che cosa sta succedendo in Puglia? Beh, da tempo la Puglia è oggetto di attenzioni camorristiche e mafiose. Ci fu un vertice con Cutolo anni fa in Puglia. E d'altra parte non bisogna meravigliarsi, perché la mafia non è che ha confini territoriali o la camorra, si sposta dovunque ci sono gli affari. La Puglia è una zona molto ricca e quindi si comprende perché la camorra si inserisca lì. Il Foggiano, per esempio, questa operazione riguarda, mi pare, il Leccese. Nel Foggiano c'è un'altra situazione gravissima. Si figuri che tempo fa gli imprenditori hanno affisso dei manifesti in cui chiedevano sicurezza dopo una serie di attentati che allora sono stati commessi nei loro confronti. Credo che sia l'unico caso in cui in Italia sia avvenuta una cosa del genere, anche se non ha avuto purtroppo molta risonanza. Devo dire però che questa operazione avrebbe avuto forse esiti migliori se non ci fosse stata una strana coincidenza. È stata annunciata da alcuni organi di informazione prima che si verificasse e credo che ci vuole, come dire, maggiore capacità professionale in chi dirige al massimo livello questo tipo di operazioni, perché quando queste notizie sfuggono, beh, è una mortificazione non solo per chi lavora, ma credo che tra quei latitanti c'è qualcuno che legge attentamente i quotidiani e quindi ha potuto sfuggire prima che andassero a cercare a casa. Bene, è un'operazione, diciamo, di tale vastità e che ha richiesto un tale impiego di mezzi che non è improbabile, diciamo, che alcuni nostri colleghi e noi stessi in qualche modo venissero a conoscenza del fatto che si preparasse qualcosa di grosso. Noi personalmente, per esempio, eravamo con le nostre telecamere giù nel Salento già da 4 giorni, perché era nell'aria un'operazione di questo tipo. Nel frattempo facevamo la nostra inchiesta. No, ma il problema non è dei mezzi di informazione, è di chi fornisce l'informazione, come dire, preventiva. Sì, ma da tante cose si poteva intuire che si stava preparando qualche cosa di grosso, diciamo dei professionisti potevano farlo. Ricordo che per esempio in Calabria, a Reggio Calabria... Adesso questa è la solita polemica che viene, come dire, montata da parte di quelli che invece sulla notizia non ci sono arrivati in tempo utile, perché in fondo c'erano 4-5 grossi organi di informazione da una settimana, diciamo, nell'Eccese per cercare di capire quello che stava avvenendo. Quindi vuol dire che anche c'è una certa sensibilità da parte di alcuni. No, questo è un aspetto molto importante. C'è poi un'abitudine, come dire, a fare di questo tipo di questioni, come dire, più di protagonismo spettacolare. Ricordo che a Reggio Calabria, poco prima che ci fosse un rastrellamento importante in Aspromonte, una TV locale mostrò la mappa della zona da controllare con le frecce da dove sarebbero entrati i carabinieri e dove la polizia, con le ore d'ingresso. Questo il giorno prima. Evidentemente cose di questo genere frustrano le attività. Questo comunque è un aspetto, come dire, secondario rispetto all'importanza. Un altro elemento di americanizzazione, vuole dire lei. Comunque, una cosa che mi ha colpito, che c'è stata questa operazione, c'è stato questo blitz e contemporaneamente, come abbiamo sentito da Ruotolo, c'è stato anche praticamente un morto, sì. Un morto nella alta gerarchia, diciamo, di questa famiglia al potere in quella zona. Come si spiega questa contemporaneità? Ma io credo, bisognerebbe... È un caso? Bisognerebbe capire, no, credo un caso no. Queste cose, questi omicidi non sono mai a caso nelle organizzazioni criminali, hanno sempre una loro logica e una loro spiegazione.
e bisognerebbe sapere di più per poter dare risposte attendibili e serie. Però bisogna evitare di considerare lo scontro mafia-Stato come una sorta di braccio di ferro tra due forze soltanto. Ecco, la mafia è un insieme anche di organizzazioni e nel momento in cui riceve un colpo cerca con un altro tentacolo, diciamo così, di assestare un altro o di regolare i suoi conti. La mafia continua a lavorare nonostante questo tipo di blitz. Questi sono molto importanti, però occorre un'azione permanente dello Stato, perché altrimenti si ricostituisce in poco tempo e la struttura di comando e la struttura servente del potere mafioso. Ecco, andiamo a vedere che cosa è successo nel frattempo nella piazza di Locri. Simonetti, siete collegati? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. C'è ancora tutta quella gente che vedevamo prima, è cresciuta, qual è la situazione? C'è ancora moltissima gente, e moltissima gente che vorrebbe intervenire, ma purtroppo non possiamo far parlare tutti. Ecco, intanto però io sentirei alcune persone che ci hanno chiesto di intervenire. Maurizio Torrealto. Sono d'accordo con la decisione di dimissioni del Consiglio Comunale. Io vorrei dire che il gesto di solidarietà nei confronti della signora Casella di questi giorni siano la prova di quanto le donne e gli uomini della Calabria non si rassegnano alla legge della mafia. Ho sentito prima dire il sindaco di Locri ribadire la decisione di dimissioni del Consiglio Comunale. Io credo che questo sia un atto di resa. Noi abbiamo bisogno di più istituzioni e che funzionino. Se c'è qualcuno che deve dimettersi in questo momento, credo sia il Ministro degli Interni, che non può accettare che in metà Italia, in tutto il Mezzogiorno, debba regnare la legge della mafia e della violenza. Grazie signore. Un attimo. Un'informazione che voleva darci il corrispondente dell'ANSA, velocissimo. Sì, questo è anche vero, però la Commissione Antimafia proprio stamani rilevava il dato che gli dava il sindaco di Locri, e cioè che in 18 comuni di questo comprensorio la democrazia già non c'è, perché ci sono un'unica lista al comune, quindi non c'è nessun dibattito neppure in grossi centri con grosse tradizioni alle spalle. Una replica al sindaco e poi passiamo alla linea Simonetti. Io avevo già spiegato che non significa ritirarsi sull'Aventino. Intanto è vero quello che dice Paolo Pollichini, ci sono in tanti comuni della zona ionica dove le liste vengono concordate perché la gente ha paura di presentarsi nelle liste o comunque ha paura di essere criminalizzata. Noi abbiamo deciso questa strada, cioè quella della risposta forte e della protesta forte, perché siamo rimasti sino oggi inascoltati. Noi abbiamo fatto uno sciopero in febbraio contro la mafia assieme alla triplice sindacale con migliaia e migliaia di persone. Non abbiamo avuto mai una risposta da nessuno. Grazie sindaco, passiamo alla linea Simonetti, poi torneremo di nuovo al pubblico più avanti. Ecco Maurizio, però è anche importante che questo microfono viaggi velocemente nei confronti del pubblico che vuole parlare, perché non potete solo dire la gente vuole parlare. Dategli il microfono e fatela parlare, no? Allora, Simonetti. Sì, ecco, allora torneremo poi sul pubblico. Abbiamo qui la signora Bova, che è di Locri. Le hanno ucciso il figlio e lei da circa un anno e mezzo nelle aule dei tribunali ha sfidato, sta sfidando coraggiosamente gli assassini del figlio. Sì, io ringrazio principalmente la trasmissione Samarcanda che mi dà la possibilità di porgere la mia solidarietà alla signora Casella, che possa tornare molto presto a casa con suo figlio. Poi devo fare un'affermazione dicendo che in questi giorni gli organi di stampa stanno riportando il fatto che mio figlio è stato ucciso dalla mafia. Io voglio correggere, dall'andrangata come viene chiamata, che mio figlio è stato ucciso da volgari assassini, solamente gente inqualificabile che passa per essere ndranghetisti o mafiosi. Non sono niente queste persone. Hanno ucciso mio figlio solamente per i soprusi e mio figlio ha avuto solamente il torto di difendere la sua famiglia dai soprusi e dalle angherie che abbiamo subito da queste persone che io non riesco a definire e non riesco nemmeno a qualificare in nessun modo. Grazie signora Bova. Questa mattina abbiamo sentito anche il parere di altri due esponenti del Comitato Antimafia, il senatore Vitalone e il senatore Calvi. Li possiamo sentire, sono brevi dichiarazioni. Senatore, la signora ha detto che è suo diritto riavere il figlio, non hai altri soldi da dare ai sequestratori, lo Stato o paghi o mandi l'esercito, condivide questa richiesta? Credo che sia assolutamente illusorio pensare che la risposta possa essere una risposta di tipo militare.
l'esperienza di chi ha lavorato su questo tipo di reato insegna che le strade da battere sono altre, ma in un momento così delicato, nel quale sono in gioco i valori della vita umana, io credo che si debba avere compostezza anche nel dare indicazioni o suggerimenti e nel formulare un unico auspicio, che il tormento di questa donna, il tormento di questa famiglia, il tormento delle altre quattro famiglie, i cui congiunti sono in questo momento ostaggio di mani criminali, possa risolversi prestissimo. C'è un'azione dello Stato, ma insufficiente. Questa è la risposta che io do in relazione alla situazione grave che sussiste non solo a Reggio, ma complessivamente nell'intera regione. La signora Casella sta facendo bene, secondo lei? Beh, ha aperto un caso, al di là del malessere profondo che insiste in questo caso, certamente ha aperto un'area di omertà che era molto vasta e diffusa in questa realtà. E la stessa risposta istituzionale non solo è carente, ma arriva in ritardo. Insomma, questo è il mio giudizio severo nei confronti delle istituzioni, soprattutto del sistema delle autonomie locali. Senatore, ma qui in Calabria, in Sicilia, in Campania, chi comanda veramente? Ma certamente le istituzioni non sono un centro di grande potere, di grandi decisioni. Ci sono forze esterne che aggrediscono le istituzioni e probabilmente in alcune aree c'è una contiguità tra queste aree interne ed esterne. Ecco la signora, qui abbiamo anche la signora Rombolà, vedova gentile. E ricordate tutti la storia della signora, è stata già ospite da noi. Ecco, mettiamoci qui in favore di luce. Signora Gentile, cosa pensa di tutto quello che sta avvenendo all'Ocri in questi giorni? Tutto quello che sta avvenendo all'Ocri, e in Calabria, in Sicilia, in Campania, in tutte queste regioni totalmente in mano alla mafia, avviene perché lo Stato non è mai stato presente. E tutto questo si è verificato per l'assenza totale dello Stato e che continua tutt'oggi, nonostante tutto quello che sta succedendo, a essere assente. È inutile che continuano a fare chiacchiere dicendo che stanno facendo, che hanno fatto, non hanno fatto niente. Ma la storia della signora Casella, tutto quello che sta facendo, può servire a qualcosa? Secondo lei lascerà qualche traccia? Ma io me lo auguro, ma lo Stato comunque è rimasto sempre sordo. La classe politica non si è mai interessata, solo a parole. La mafia agisce. I nostri governanti agiscono solo a parole. Io credo che sarebbe ora di fare sul serio. Diversamente non ci resta che un'ultima speranza a cui aggrapparci, che cambiano questi governanti e che cambiano i partiti politici che sono al governo. Signora Gentile, quello che stiamo vedendo in questi giorni è un gruppo sempre più folto di mamme contro la mafia. Perché tutte le donne contro la mafia? Sì, in Calabria siamo moltissime, siamo migliaia ormai le donne che ci siamo associate e abbiamo formato un'associazione di donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo. E questo si avverte anche nei giovani, nelle tantissime lettere di solidarietà che io ricevo, che ho ricevuto durante tutto l'anno scolastico degli studenti, specialmente calabresi, che più che solidarietà espressa nei miei confronti era un atto di condanna allo Stato. Grazie signora, la parola a te Maurizio. Quella veloce di opinioni del pubblico che segue questa sera. Io sono una madre, una donna di Locri, e rimarrò accanto alla signora Casella per tutto il tempo in cui lei rimarrà qui. E saremo vicino a tutte le madri di Locri. Io grazie signora. Ci saranno tantissimi ragazzi provenienti da tutta la Locride a volere cantare e suonare la libertà di Cesare. Signora. Ringraziamo la signora Casella che è venuta qui a lottare in mezzo a noi e finalmente un po' le acque si stanno smuovendo. Speriamo che la classe governativa si smuova e si sveglia, perché altrimenti è meglio che vada via. Io volevo dire che la signora Casella ha avuto il merito di far toccare con mano a tutti il dramma delle famiglie dei sequestrati e che di fronte a questi drammi non solo la Calabria si deve vergognare giustamente, ma tutta l'Italia. Io vorrei ringraziare la signora Casella perché in effetti invece che fossimo noi a dare coraggio a lei, lei ne ha infuso tanto a noi. Ecco, questo è tutto,
Michele, ti passo la linea. Ecco, no, grazie, la riprendo Michele, io. No, Franco, scusami, in questo momento c'è Maddalena Bognini? Sì, sì, sono qui. Ecco. Innanzitutto volevo dire che sono tantissime le telefonate di solidarietà che stanno arrivando qui alla nostra redazione e sono soprattutto telefonate che arrivano dal nord. Ricordiamo, da Milano il signor Maiocchi per protesta non voterà, da Pavia saranno in 20, hanno telefonato naturalmente un portavoce di un gruppo di 20 persone, hanno detto che per protesta contro l'inefficienza dello Stato di fronte a ciò che sta accadendo a Locri, a ciò che sta accadendo alla signora e coniugi Casella, non andrà a votare. Il signor Fosco Turrini da Firenze invece ha telefonato molto emozionato dicendo che si offre come ostaggio al posto di Cesare. Inoltre abbiamo al telefono il signor Giandomenico Amaduri che è stato sequestrato dall'8 luglio al 23 dicembre del 1985. Voleva non solo esprimere la sua solidarietà alla signora Casella ma anche raccontare velocissimamente la sua esperienza. Lo possiamo sentire? Pronto? Pronto? È in linea, signor, dica Maduri. Pure. Senta, io sono stato sequestrato nell'85, come lei ha detto. Poi, dopo la liberazione, io ho ricostruito, mi sono permesso di fare questo lavoro, ho ricostruito tutto quello che è accaduto durante il mio sequestro, ho ritrovato i luoghi, le prigioni, ho rifatto il percorso, tutto. Mi ha ricavato però una conclusione. Che c'è stata una negligenza spaventosa da parte degli uomini, ecco, io non voglio che si parli genericamente di Stato, degli uomini che dovevano in quel momento agire. Come ho detto poco fa, posso raccontare un solo episodio significativo. Nella via di novembre viene arrestato per caso una persona che viene accusata di essere il telefonista. Questa persona appartiene a una famiglia che ha mandato in una certa zona vicino a Natile, vecchio. Ebbene, non vengono fatte le battute in questa zona, mentre io mi trovavo in questa zona. Ma nessuna battuta è stata fatta, perché se ci fosse stata fatta la battuta io me ne sarei accorto. Mentre purtroppo io non ho sentito nessuna battuta. Ma gli episodi di questo tipo sono moltissimi. Non so, una notte di un trasferimento, io so che determinati carabinieri hanno avvistato una luce nella notte, hanno segnalato la cosa ai superiori, ma nessuno si è curato di fare le battute nella zona interessata. Poi io, proprio per essere sintetico, io stesso ho portato un magistrato sul pianoro di Calaria e gli ho detto: guardate, qua è accaduto tutto, cercate e troverete. Il magistrato mi ha detto, dopo 3 mesi, non abbiamo trovato niente, se lei non è soddisfatto delle indagini se le faccia da sé. Io mi sono rivolto all'unico ufficiale che mi ha aiutato, che è stato il capitano Vincelli, che comandava la compagnia di Bianco. Dopo 3 giorni gli uomini del capitano Vincelli hanno trovato a Calaria, dopo solo 3 giorni, ripeto, va bene, seguendo quello che avevo detto io, hanno trovato la mia seconda prigione. Quindi ci sono uomini che vogliono fare, ma ci sono uomini che non vogliono fare. Ecco, grazie. Grazie di quanto ci ha detto. Scusami Franco, ma prima di restituirti la linea volevo ricoinvolgere qui in studio il dottor Misiani, perché ritorna sempre questo problema. Allora, che cosa si deve fare, che cosa si può fare e che cosa manca? Io ritengo che certamente ci siano state, ci saranno delle negligenze, però questi discorsi, come dire, generici, lo Stato è assente, lo Stato non interviene, a me mi fanno un tantinello paura, nel senso che evocano sempre uno Stato autoritario, dove tutto è possibile, calpestando tutte le norme di garanzia, tutti i diritti. Ce lo ricordava quasi inconsapevolmente la telefonata che è intervenuta di quel carabiniere quando dice: non perquisivamo le case perché non avevamo l'autorizzazione. Probabilmente è più facile in uno Stato autoritario fare delle perquisizioni a tappeto, fermare, portare in galera centinaia e centinaia di persone e così tentare di scoprire dove stanno i sequestratori. Ci ricordiamo i tempi del prefetto Mori, era sempre molto più semplice. Ma noi dobbiamo combattere la mafia in uno Stato democratico e lo vogliamo, e vogliamo che sia democratico. Perciò dobbiamo sottostare. Però contro una forza come la mafia, lo Stato deve essere non autoritario ma forte.
conto, ecco, certamente. Quello, che chiedono, ma ci quello sono... che chiedono questi cittadini della Calabria. Sì, certamente, è stato forte. Ma deve non essere forte autorità. Questo Stato? Uno Stato forte deve essere forte sapendosi organizzare in modo da arrivare a certi risultati senza violare però quelle che sono il quadro generale di riferimento democratico, e quello si tenta di fare. Ci sono delle sconfitte, le sconfitte sono maggiori oggi dei successi, indubbiamente è così, ci sono le negligenze, ma non mi si può invocare che cosa avete fatto, perché lo Stato non è intervenuto, perché non sono stati catturati. Ci sono delle difficoltà, io vi ripeto, ci sono tantissime negligenze che vanno assolutamente colmate, ma non mi pare che possa essere accettato un discorso che è sotteso in molti di questi interventi in cui si dice, beh, muoviti Stato. E nelle provocazioni che abbiamo letto in questi ultimi tempi sulla stampa, aboliamo per quanto riguarda una certa criminalità tutti i diritti. E beh, sì, lo so, è molto più semplice. Ecco, Franco, mi senti? Però non è possibile farlo. Ecco, ti restituisco una linea, diciamo, calda dopo questo intervento, no? Ecco, sì. Io sentirei, proprio a proposito di questo intervento del dottor Misiani, due protagonisti di Locri che non sono potuti venire qui questa sera, abbiamo registrato il loro parere stamattina, i due unici sostituti procuratori della Repubblica di Locri, Macri e Arcadi, li possiamo sentire. Carlo Macri ed Ezio Arcadi sono gli unici due sostituti procuratori della Repubblica del Tribunale di Locri. Dottor Macri, come giudica questa iniziativa della signora Caselli? Ma dal punto di vista umano è certamente un'iniziativa che non può non trovare da parte di tutti pieno riconoscimento, piena comprensione, perché credo che chiunque al suo posto avrebbe fatto in questo modo. Però occorre anche fare un'attenta riflessione su questa iniziativa, che è in certo senso dirompente per lo Stato. Intanto mette a nudo in maniera impietosa una certa debolezza dello Stato nell'affrontare il fenomeno dei sequestri di persona, una certa inadeguatezza, al di là di quelle che possono essere le singole responsabilità soggettive, c'è oggettivamente questa debolezza dello Stato messa a nudo proprio dalla iniziativa della signora Casella. E d'altra parte c'è un costo ancora più alto, a mio parere, e cioè il costo è quello di dare piena legittimazione all''ndrangheta, pieno riconoscimento all'istituzione 'ndrangheta come potere antistatuale. Questo è un costo molto alto che credo che per la Calabria sia insopportabile, per le istituzioni sia insopportabile. Il ministro Gava ha detto che qui l'azione dello Stato è forte e la sua azione è efficace. Condivide questo giudizio? Ma io penso che tra gli organi dello Stato le polemiche non giovano mai molto. Io credo che ci sono molti aspetti di questo problema, cioè dei problemi connessi ai sequestri di persona, che andrebbero discussi in comune con il ministro Gava, comunque con le forze di polizia e con i magistrati che sono costretti ad occuparsi di queste cose in maniera molto serena senza punte polemiche. E dire che qui è tutto sotto controllo, beh, mi sembra un pochino eccessivo. Noi siamo, come ha detto prima, soltanto qui due sostituti, dovremmo essere in tre, secondo la legge dovremmo fra poco diventare sei sostituti, perché la Procura di Locri svolgerà le funzioni di pubblico ministero anche presso le preture. Di fatto rimaniamo ancora soltanto due sostituti e un procuratore, e indubbiamente questo è un grosso limite per poter svolgere indagini di un certo peso, di una certa dimensione nei confronti di grosse organizzazioni criminali. Ecco, il presidente Chiaromonte voleva aggiungere una battuta a quello che hanno detto Macri e Arcadi. Macri, scusate. Ma io volevo dire solo questo. Noi siamo stati come commissione antimafia a Reggio Calabria nel febbraio scorso. Io rimasi molto colpito della gravità della situazione. Abbiamo fatto una relazione che abbiamo inviato al Parlamento prospettando i pericoli di rottura fra questa provincia e la Repubblica e lo Stato Democratico. Sono stato dal Presidente del Consiglio a illustrargli le mie impressioni e la gravità della situazione. Purtroppo non è accaduto granché.
bisogna dire che il gesto della signora Casella e la ribellione dei consigli comunali della Locride riportano in primo piano la questione. Il Presidente della Repubblica ha posto la questione alcuni mesi fa, se si è abbassato l'impegno, diciamo, sarà lo Stato, del Governo nei confronti della lotta contro l'Andrangheta. Ebbene, io mi sento di dire qui, da Locri, stasera, in piena coscienza e responsabilità, che la risposta da dare al Presidente Cossiga è purtroppo affermativa. Sì, questo impegno si è abbassato, la situazione è più grave di prima. Grazie Presidente, attendo indicazioni dallo studio, qui ci sono in piazza, in un altro lato, se volete proviamo a tagliare la folla, ci sono gli operai di una fabbrica, qui vicino Locri, la Mangiatorella, è una fabbrica di acqua minerale, sono qui i lavoratori, erano qui, li ho persi, eccoli qua. Allora, cosa succede? Come andate a lavorare voi? Beh, intanto bisogna precisare che io sono il segretario responsabile della categoria. I lavoratori sono qui. Beh, alla Mangiatorella succede, credo, si consuma la vergogna più aberrante di uno Stato democratico. Dall'agosto dello scorso anno i lavoratori vanno accompagnati al lavoro, scortati dalla polizia, dopo i susseguirsi di numerosi attentati. Credo che pretendere in questo caso specifico, ma nei casi di che questa sera qui si è discusso, la presenza dello Stato... Scusi se la interrompo, lei è un lavoratore della Mangiatorella? No, io veramente sono un... Chi è un lavoratore della Mangiatorella? Non ci sono, sono... Invece c'è Don Natale Bianchi, anzi scusate, Natale Bianchi, ex sacerdote, eccolo qui, allora non ce l'avamo capiti. Natale Bianchi, ex sacerdote, lei per un periodo fece una guerra personale con un altro sacerdote, Don Stilo, si diceva compromesso con la mafia, oggi assolto da tutti i reati. Lei oggi ha una cooperativa che è continuamente minacciata dalla mafia. Perché? Ma intanto non guerra personale contro Don Stilo, ma una guerra contro questa paura che incombe sui cittadini, questa minaccia che è la mafia. Ecco, tengo a specificare perché io veramente in senso cristiano amo tutte le persone, però devo lottare contro tutto quello che offende la dignità delle persone. Quindi in secondo luogo non ex sacerdote perché sono ancora prete, no? E quindi diciamo, ma non tanto mi interessa l'essere prete in senso ufficiale, ma quello di essere testimone del Vangelo, che ci tengo a esserlo come tanti altri cristiani qui. Perché minacciano comunque la sua cooperativa? Ecco, il problema della cooperativa, minacciano la cooperativa, come ha parlato anche qui il sindacalista a fianco mio, perché ormai questa piovra tenta di succhiare il sangue anche della povera gente, quindi anche di succhiare il sangue di questi... Chiedono soldi? Chiedono soldi perché vorrebbero appropriarsi del misero stipendio che prendono in questa cooperativa giovani, donne, eccetera, disoccupati, che sono messi insieme e hanno creato questa possibilità di lavoro con l'aiuto di organizzazioni cristiane europee. Grazie, io vi restituirei la linea. Franco, sì. Io tornerei dopo una pagina abbastanza ampia che abbiamo adesso, tornerei per una conclusione all'Ocri. Quindi preparate, diciamo, la vostra conclusione e restiamo a sud, in un ospedale che è quello di Agrigento, definito dal vescovo di Agrigento, un ospedale porcile. Che cos'è questa? La sala di preparazione all'intervento chirurgico. In queste condizioni, con quel termosifone? In queste condizioni. Cioè qui praticamente i malati che devono subire un'operazione vengono ammucchiati in questo ambiente prima di essere operati, perché non c'è personale per farli scendere uno a uno, per cui in questo ambiente arrivano 10-15 ammalati in modo promiscuo. Eccoci. Bene, questa macchia qua, d'inverno sopra in quella terrazza ci va l'acqua, piove. L'ammalato, eccola, è stato appena operato. Lo mettiamo qua, purtroppo non c'è altro spazio, e viene svegliato dalla pioggia. Cioè quando piove? Quando piove entra l'acqua. Per fortuna che in Sicilia piove poco. No, piove poco, esatto. Aspetta, questi sono i bocchettoni dell'aria condizionata. Questo è bellissimo. Erano i bocchettoni dell'aria condizionata. Li abbiamo tappati perché ogni volta che l'accendevano su
succedeva un polvere che la tavola mista che era troppo potente il getto d'aria. Sì, esatto, ma non funzionava bene. Quando li riemettevano, di qua usciva di tutto fuorché aria condizionata. Un'altra cosa molto importante, qui dentro ci sono i nidi degli uccelli. Dove, scusi? Lì dentro, sono i cassoni, questa è una sala operatoria, una presala, là sono tutti i nidi degli uccelli. Lì dentro. Troviamo si trovano gli uccelli qui dentro che vengano a bere, nei lavandini dove i chirurghi si lavano le mani. Non sembra, ma si trova. Molto ecologico, è bello, sono come cose. Scusi, a che serve questo straccio che c'è qua? Questo sarebbe niente, per non... lei lo vede. C'è la polvere dall'altra parte per evitare... Tamponare qualcosa, non serve completamente a niente. Qui ci avete messo addirittura che è un cerotto. Lo scotch, sì. Consideri che di qua c'è un passaggio continuo di operai, di cose, tutto. Devono passare per forza per il corridoio qui della sala operatoria. Sì, sì. Per motivi ancora la scala dall'altra parte non è pronta, per cui passano di qua. Mentre c'è l'intervento urgente, l'operaio ha le sue esigenze, noi abbiamo le nostre esigenze, si creano malcontenti, malumori. Su questa sala operatoria gravano 4 divisioni con circa 2.300 interventi l'anno. Ebbene, per cui questo è l'unico complesso di sterilizzazione esistente. Complesso vecchio, vecchissimo, vecchio perlomeno di 20 anni, ma è l'unico esistente. Gli altri sono guasti. Questo è un impianto di sterilizzazione, questo, sì, questo non funziona? La sterilizzazione non funziona da parecchi anni, è stato impiantato credo nel 56 o 57, per allora era un ottimo impianto di sterilizzazione. E da quanto non funziona? Perlomeno da 4 anni, da 3-4 anni. E più di una volta siamo stati costretti a mandare i gestori da sterilizzare o alla clinica Sant'Anna, o a Canicattì, o addirittura a Mussomele, sì, o addirittura anche a Mussomele. Quanto dista Mussomele? E Mussomele credo che disse una sessantina di chilometri, Questa clinica Sant'Anna è una clinica privata? Sì, è una clinica privata, sì. Il tipo di convenzione è quella... No, convenzione, è per un favore che ci hanno fatto, che convenzione. Se è impossibile sterilizzare il materiale e se si deve continuare a lavorare, c'è poco da fare, in qualche modo il problema bisogna risolvere. E qui invece ci sono i ferri? I vecchi armadietti dei ferri, che sono inutilizzabili per diciamo così tenere conservati i ferri chirurgici. Diciamo che questo è il problema minore, lo scotch è il problema minore, e tant'è vero che noi siamo costretti, ogni equipe operatore ha i suoi ferri sterili tranquillamente che si porta giù ogni mattina prima di iniziare l'intervento. E questo che cos'è? Questo è un apparecchio d'anestesia, dovrebbe essere dotato dei tubi di scarico dei gas anestetici che vengono ad essere fatti, e questi tubi dovrebbero essere collegati all'esterno. Che cosa possono provocare questi gas se inalati? I gas inalati una tantum non provocano niente o quasi poco, cioè al paziente che va in narcosi. Inalati per 20 anni le situazioni sono tante, dall'alterazione dell'equilibrio metabolico del fegato ai tumori e cose del genere. Questo fumo che si alza lì dalla piastra, resta tutto intasato nelle pareti e va a finire dentro i reparti, perché non c'è una cappa con un tubo che porta a distanza i vapori della cucina o gli odori o il bruciato, quello che c'è. Perché l'hanno chiuso questi gabinetti? Perché l'hanno chiuso? Dici che sono pericolanti. Non deve registrare, perché i gabinetti ci mettono la porta davanti per non ci fare vedere il danno. Non deve registrare. Venga un attimo qua. No, ma voglio sapere, ma questi sono gli unici bagni del reparto? Questo è quello delle donne, il reparto delle donne, mentre è quello degli infermieri, che noi l'abbiamo pure qui dentro. E l'hanno chiuso perché era pericolante? Era pericolante, sì. Perché non salite in dialisi, per vedete in che condizione dializzano gli ammalati? Ce lo fa vedere? Noi ci andiamo. Ci accompagna lei? Okay. Questi sono dei monitor che servono appunto per dializzare gli ammalati che soffrono. Che perché stanno qui su? Questo è un terrazzo? Che sì, ci sono? Sono qua perché dovevano ristrutturare il nostro reparto, come lo stanno ristrutturando già da un anno. E quindi questi macchinari da un anno stanno qui? Da quando che hanno iniziato i lavori del reparto di restauro, l'hanno portato qua. Andiamo a vedere questo reparto. Ecco, e invece qui andiamo qua dentro, qui vi siete organizzati. Allora, questo che cos'è, signora? Lo spogliatoio della dialisi, degli infermieri della dialisi. Ma qui è all'aperto? Sì. Dalla dialisi si sa che è un reparto ad alto rischio. Eppure mancano i sacchi di spazzatura già da una settimana. Che voi trattate il sangue, quindi, che sappiamo che è un veicolo di infezione. Vede che glielo faccio vedere. Che fine fa questo scatolo? Ma loro devono essere distrutti, bruciate. E voi non sapete che fine fa? No, non lo sappiamo.
A questo punto non sappiamo niente. Dottoressa, quello è l'unico servizio igienico di questo reparto? Sì, è il posto dove purtroppo vengono svolti vari servizi e in emergenza ci dobbiamo lavare pure noi, mai, fatti di sangue. Quali servizi? Per far capire chiaramente? Per far capire, bacinelle con sangue, acqua e sangue, vomito. E purtroppo le dobbiamo buttare là, che è il punto più vicino, chiaramente, perché non possiamo attraversare il reparto della medicina. Quindi ci sta una scopa, anche le scope ci pulite? Anche le scope, le mani, è una situazione molto, però siete molto una situazione precaria. Siete in una situazione provvisoria, vero? È da poco che... Sì, questa è provocatoria, questa domanda, perché è da un anno che siamo così. Francesca Barzini. Teresa Petrangolini è segretaria nazionale al Tribunale dei Diritti del Malato. Lei sapeva che la situazione della Agrigento era così grave? Sì, perché è dall'82 che stanno facendo i lavori, cioè dall'82 che si sta in mezzo ai calcinacci, si sapeva dei macchinari che non vengono utilizzati. E si sa anche, e credo che sia esperienza comune a molti cittadini, quante violazioni dei diritti sono legate a questi sprechi. Noi per questo abbiamo cominciato subito dopo il decreto dei ticket, che è voluto essere anche un modo per rispondere a questo decreto che si pone il problema del contenimento della spesa sanitaria, una lotta sistematica agli sprechi, fatta dai cittadini che sanno che è possibile razionalizzare la spesa sanitaria, ma è possibile farlo rispettando i diritti, tutelando i diritti di chi viene ricoverato all'interno delle strutture sanitarie. È cominciato questa campagna insieme ai sindacati confederali. Ieri, che era la giornata nazionale dei diritti del malato e dei diritti sociali, il Movimento Federativo Democratico insieme ai sindacati confederali ha presentato i primi dati di questa campagna. Io vorrei che lei ci facesse i due esempi che secondo lei sono più eclatanti degli sprechi negli ospedali italiani. E l'imbarazzo della scelta effettivamente capisco che ci sia, però quali sono i due esempi o le esempi? Quelli che mi hanno colpito di più. Sì. Da una parte un ospedale moderno, come può essere l'ospedale civile di Udine, dove per anni si pagano 4 milioni al giorno di riscaldamento per un padiglione che non viene usato perché è chiuso. Dall'altra un ospedale a Catania che da 10 anni in ristrutturazione, è stato ristrutturato 2 volte, non è mai entrato nessun paziente. Però quello che credo che sia importante dire, che attraverso questa mobilitazione di cittadini e di operatori si vede come la campagna contro gli sprechi non sia solamente un modo per denunciare, ma anche per far vedere che quando ci si organizza per tutelare i propri diritti si riesce a fare qualcosa. Senta, mi perdoni, lei che cosa consiglia al cittadino che si trova di fronte al sopruso dell'inefficienza di fare? Di organizzarsi, di entrare. Perché si ha la sensazione, entrando negli ospedali e assistendo a queste scene, che spesso la gente è come rassegnata, cioè accetta questo come un fatto inevitabile. Non credo che la gente sia rassegnata, non credo non che... Non più, ma... No, la gente parla, esprime una soggettività. Io credo che ci sia una richiesta dei cittadini, e se no non si spiegherebbe questa mobilitazione per la tutela dei diritti, che vorrebbe che nei servizi sanitari ci fosse lo stesso livello che si pretende da un paese che dice di essere il quinto paese industrializzato del mondo. Nel livello dei servizi non c'è questo. A proposito del quinto paese più industrializzato del mondo, io vorrei ritornare alla situazione ad Agrigento, ma per raccontare una storia piuttosto triste, quella di una bambina che qualche giorno fa è morta a causa dell'inefficienza dell'ospedale. Bianca Cordaro. La sua bambina è vissuta soltanto 20 ore, è nata credo con una notevole sofferenza. Per mesi? Perché? Ma nessuno se n'è accorto? Nessuno. Non gli hanno dato soccorso nessuno. In pratica cosa è successo? È successo che si vedeva che la bambina appena nata era scura. E io mi giravo stanze e stanze di infermiere, ostetriche, e mi dicevano che era una cosa normale. A un certo momento lei però si è insospettito, impressionato. E allora cosa ha fatto? Ho fatto che mi giravo intorno, non sapevo ciò che fare, giravo di qua, giravo di là, giravo... E nessuno si occupava della bambina. Poi però lei credo abbia incontrato una persona amica che si è occupato del suo caso? Sì, dopo 3 ore e mezzo però, che c'è stata la smonta, ho incontrato questa infermiera e dico, sa, vuole guardare questa bambina? E mi ha detto sì, vediamo che cosa ha.
Appena l'ha visto dice, no, sta malissimo, dice, non è che sta... Sta molto male la bambina, mi ha detto. Mi disse di andare giù in pronto soccorso a fare ricoverare questa bambina. E il primario che l'ha visitata, cosa ha detto? Primario, che diagnosi ha fatto? Il primario mi ha detto, dice, perché me la state portando ora? Che non me l'avete portata prima, dice. Perché ora ti do poche speranze, dice, ora. E che cure sono state fatte comunque? Non lo so, delle punture qua. Non, io non l'ho visto così, poi mi ha detto, dice, ci venga domani mattina. Quindi lei è andato via dall'ospedale? Sono andato via. E domani mattina, quando sono ritornato, non ho trovato più il primario di prima. Ne ho trovato un altro. E alla bambina cosa era stato fatto? Non lo so, io nemmeno me l'hanno fatto vedere, perché mi hanno detto che la 12 e mezza la può vedere lei, che c'è entrata. E le hanno detto che stava come? Un po' più male. Ma intanto nessuno interveniva, nessuno proponeva? Nessuno interveniva. E poi lei ha pensato di portarle in un altro ospedale? Non sono stato io, il primario ha detto così. E cioè cosa è successo, mi dica? Mi ha detto che la bambina, stando qua, deve per forza morire, perché ci mancano delle attrezzature, mi ha detto. Io non capisco niente. Non c'è la rianimazione, credo? Non ce n'è. E allora cosa si è deciso di fare? In un centro lontano di qua, dice, la portiamo, dice, vediamo se la possiamo salvare. E dove l'avete portata? Dice che la dobbiamo portare a Palermo. Com'è stata portata a Palermo? Con l'ambulanza. C'era un caldo da impazzire. Come può sopravvivere una bambina a 16 ore sopra l'ambulanza? Naturalmente lei era in ambulanza con la bambina. Sì, mi hanno fatto scendere a me. Mi hanno detto di scendere perché non è come il regolamento che lei deve salire sopra l'ambulanza. E la bambina poi a Palermo è stata assistita? No, non è arrivata a Palermo. Perché quando è morta? È morta dopo a me mi dicono dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Lei adesso ha fatto ricorso alla magistratura? Sì, mi sono rivolto alla magistratura perché ho molta fiducia. Non solo ho fatto la denuncia perché era mia figlia, ho fatto la denuncia anche per l'umanità agrigentina, perché ad Agrigento, all'ospedale, il reparto maternità non vengono rispettati con una giusta maniera. Ci vogliono sempre delle raccomandazioni e dei soldi, diciamo. Io questi soldi non li ho perché sono disoccupato. A questo punto i suoi sentimenti quali sono? I miei sentimenti sono questi. Io non voglio qualcosa e pretendo qualcosa. Io voglio giustizia. Voglio giustizia perché ho avuto e crederò sempre nella legge. E voglio che la legge colpisca queste persone che si comportano male, queste persone che fanno morire persone. E non voglio che questa mia storia si ripeta per altre persone. E questi medici ad Agrigento non hanno potuto, non hanno voluto salvare la vita della bambina. A Firenze ci sono degli altri medici che potrebbero salvare la vita di moltissimi bambini in difficoltà appena nati, ma non possono. È il suo primo figlio? Sì. E quanto pesava quando è nato? 1,140 kg. E quanto tempo fa è nato? Il 4 di maggio. E lei come se lo sente? Come si sente questa gravidanza che continua fuori dal suo corpo? Sì, è una sensazione un po'... Cioè, io non mi sento ancora mamma a tutti gli effetti, perché io ancora questo bambino in braccio, diciamo, non l'ho mai tenuto. E quindi è una cosa, sì, così, insomma, ci separa questo vetro, questo plexiglass qui, ma insomma... È sempre una cosa bellissima perché già si vedono dei rapporti che si instaurano, cioè lui reagisce alla mia voce, lo vedo così, però ecco, mamma, proprio mamma a tutti gli effetti ancora non mi sento. Francesco potrà un giorno dire di essere stato molto fortunato. Quando è nato c'era un posto per lui al reparto di terapia intensiva neonatale all'ospedale Mayer di Firenze. Per molti altri posto non c'è, non sarà possibile salvarli, a firmare la loro condanna, la sorda indifferenza della burocrazia. Ne rifiutiamo una settantina ogni anno perché abbiamo solo due posti in terapia intensiva, ne dovremmo avere quattro, già assegnati dalla regione in accordo anche del piano nazionale, ma siamo nelle condizioni di poterne far funzionare solo due per mancanza di personale, soprattutto infermieristico. E poi abbiamo anche una carenza di spazio. Qual è il vostro bacino d'utenza? Il nostro bacino d'utenza è di circa 11.000 bambini. Ci sono 12 USD più 3 case di cura convenzionate con la regione.
E quanti sarebbero i posti necessari? I posti necessari sarebbero 16 e ce ne sono 4 potenzialmente qui, ma come l'ho detto solo 2 e altre 4 presso la maternità che inizieranno a funzionare ora, quindi siamo molto di sotto della necessità della popolazione. Maschio o femmina? È maschio. E che cosa è successo a questo bambino? Questo bambino è un bambino che è venuto con una grave sofferenza respiratoria. Quanto pesa adesso? Questo bambino adesso pesa 1,2 kg. È venuto con una grave sofferenza respiratoria, abbiamo dovuto intubarlo subito e poi dopo... Intubarlo che cosa significa? Intubare vuol dire mettere un tubo in trachea che arriva fino ai bronchi e in modo da fargli arrivare l'ossigeno di cui ha bisogno e di togliere l'anidride carbonica. Praticamente c'è un respiratore che respira a posto dei suoi polmoni, che collegandolo attraverso le narici con la sua trachea ai bronchi fa sì che ci sia, arrivi ai polmoni, agli alveoli polmonari, l'aria necessaria e che venga estratta l'anidride carbonica necessaria. Il pericolo che hanno questi bambini è anche molto frequente, quello dell'emorragia cerebrale, per queste questioni che le dicevo anche prima, di deficit di ossigeno e di perfusione a livello del cervello. Però se la bambino viene preso in tempo e si fa una cura adeguata con questi respiratori e poi monitorizzando tutti, io vi voglio far vedere anche i monitor, però vi dico che il monitor più importante è sempre il bambino. Signora, quando è nata l'Associazione per la difesa dei diritti del neonato? Da poco tempo, è nata nel mese di dicembre, è proprio nata da poco. Comunque lo scopo fondamentale è il riconoscimento della dignità di persona al piccolo cittadino che nasce. Si vede già la differenza tra uno più robusto e uno sì, più... Sì, questo per esempio si vede un bambino che lotta molto bene. E quindi questo bambino non ci dovrebbe tradire. E c'è un istinto di sopravvivenza in loro, secondo lei? Ah, io credo che facciano di tutto per vivere. La cosa che io dico è che oggi nascono sempre meno bambini. Quindi abbiamo la possibilità e anche il dovere di salvare quelli che nascono. Teresa Pietrangolini, vorrei fare subito una domanda. Se c'è qualcuno che vuole, mettiamo i genitori o della prima bambina o di questi 70 bambini che non possono essere salvati all'ospedale Mayer ogni anno, che vogliono chiedere un risarcimento di danni o vogliono comunque avere giustizia, quando c'è un errore del medico si sa a chi rivolgersi, denuncia al medico, ma se... L'errore è dovuto alla mancanza di strutture, alla mancanza di materiale, alla mancanza di apparecchiature. Che cosa deve fare il cittadino? Si potrebbe dire che può ricorrere in sede civile per chiedere il risarcimento del danno, le assicurazioni hanno il compito di pagare, però credo che questi casi testimoniano come sia necessaria non solo una tutela individuale, ma una tutela sociale dei diritti che faccia sì che ci sia una prevenzione, cioè che certe cose non si ripetano più. Il signore di Agrigento l'ha detto, lui l'ha fatto per avere giustizia e perché le cose non si ripetano. Per questo è necessario, per esempio, applicare le carte dei diritti del cittadino malato. Ecco, in quel caso pare abbastanza evidente, per esempio, che i medici fanno di tutto per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle carenze strutturali dell'ospedale, mentre invece... È proprio l'ospedale che sta inguaiato, come direbbero al lì, sud. No? Per esempio una cosa che si può fare, come noi abbiamo fatto da altre parti, fare sì che attraverso l'intervento dei cittadini ci sia un'accelerazione dei lavori. Tra pochi giorni, per esempio, a Pescara si apre un reparto di malattie infettive, si apre perché noi abbiamo controllato, cioè la gente comune insieme agli operatori hanno controllato i tempi dei lavori, hanno trovato insieme all'amministrazione il personale che potesse riempire questi reparti. Perché si è messo in moto un'energia sociale, un'intelligenza, una volontà di far entrare il diritto dove normalmente c'è arroganza, disorganizzazione, che è indispensabile perché le cose funzionino. Cioè non serve, l'abbiamo visto anche nel caso del Mayer, non serve prendere solo le decisioni, poi ci vuole qualcuno che applichi le decisioni, perché i letti sono ancora 2, non sono 4. Noi ci muoviamo perché i letti diventino 4. Ecco, grazie. Violante, una battuta velocissima, ma è possibile per un cittadino essere risarcito da uno Stato che non funziona? Sì, è possibile essere risarcito se è leso un suo diritto, ma l'aspetto importante del lavoro di cui si è parlato oggi è che si vuole evitare che ci siano i danni. Cioè il problema importante non è tanto il risarcimento del danno subito. È però un problema per un problema, certo, però credo che chi perde un figlio
in questi certo. casi non mi pare che abbia proprio questo tipo di problema, certo è grave, ma si tratta di evitare che si riproducano le condizioni. Diventano che due sfiducie nei confronti sì. dello Stato, per la perdita del figlio e per l'impossibilità di ottenere il risarcimento. Ecco, bisogna, infatti, tutta quanta la moderna tecnica di tutela dei diritti è una tecnica preventiva. Cioè tende non tanto a chiedere il risarcimento quando la lesione è venuta, evitare, ma di intervenire e evitare il danno. Adesso sono molto contento che stasera sia con noi una persona che è diventato anche un personaggio nella cronaca italiana. Si chiama Marcella Siccardi ed è una che ha vinto. Una che ha vinto, e io direi una che ha vinto due volte. Una che ha vinto una causa col pretore, ma anche una che ha vinto una sua personale battaglia con la vita, diciamo, una che vive vincendo. Ecco, può descrivere, io so di poterle fare queste domande che potrebbero anche essere inopportune, ma so che lei ha fatto, come dire, del suo male una ragione di vita, una ragione importante di vita. Può descrivere di che male soffre lei? Beh, io sono stata operata di un carcinoma mammario, purtroppo al terzo stadio, che è il penultimo. In Italia sono 20.000 le donne che si ammalano di carcinoma mammario all'anno, e però a livello mio, insomma, è un livello molto avanzato. Quello che si chiama in termini, diciamo, più volgari, tumore... Tumore alla mammella. Tumore alla mammella. Sì, che è abbastanza facilmente diagnosticabile, pare, mentre il mio, insomma, quando è stato riconosciuto era veramente molto tardi. Per cui, come mi è stato detto, senti, cioè, è maligno, io mi sono detta, va bene, allora se si deve morire 15 giorni prima del momento, prima si lotta, si vive e non si spreca tempo. Ecco, andiamo un attimo indietro, no? C'è stato un momento in cui lei ha sentito di stare male, come capita a moltissime donne, no? È avvenuto, e allora che cosa ha fatto? No, io da quando io sono figlia di un medico, mia madre è medico. Comunque un medico dentista, e comunque io andavo da uno specialista. Io da quando ho 20 anni vado dal ginecologo, regolarmente, circa due volte all'anno, insomma. Sono sempre andata, e questo ginecologo che era mio amico e che è diventato poi mio ginecologo all'inizio dell'83, non si è accorto, nonostante io gli dicessi di sentire dei dolori, perché io a un certo punto nell'85-86 avevo proprio male, non si è reso conto, penso, che insomma questa non era una ghiandola normale, ma era una ghiandola tumorale. Cioè lei ha descritto puntualmente i sintomi Certamente. Che già la preoccupavano e lui non si è accorto, diciamo, della malattia. No, o non si è accorto o non gli ha dato peso, sì, non si è accorto, anzi senz'altro, e quindi non ha dato peso al fatto. Ha sbagliato la diagnosi. Ha sbagliato la diagnosi. Vede, io vado generalmente da un ginecologo quando ho delle cose serie, che è il professor Bocci di Torino, che è poi quello che mi ha operato, che però, essendo una persona, un medico estremamente bravo, insomma, sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista deontologico, essendo io figlia di medico, non mi faceva pagare. A me questa cosa sembrava così, non volevo andarlo a disturbare, per cui se c'era una cosa seria, come mi era già successa all'altra mammella, seria ma non, andavo da lui. Se per le visite di routine andavo da questo amico. E quindi ecco perché il motivo per cui non... Poi però i suoi dolori sono continuati, cioè, quindi lei dopo questa visita, diciamo, dopo questo controllo, se n'è andata via un po' più rassicurata, un po' Ma più certo tranquilla, è. E invece i dolori sono continuati. I dolori sono continuati, però a un certo punto, nell'agosto dell'87, mi è venuto in mente di parlarne con mia madre, di dire ma io ho proprio male, non so che tipo di dolore sia. Il ginecologo sostiene che è perché ho questa mammella adenosica, che vuol dire specialmente che ha delle ghiandole, insomma, un po' così. Però a me fa molto male, vorrei sapere che cos'è. Anche mia madre mi ha detto, mammografia nel giro di 3 giorni, insomma, così sappiamo subito. Lei l'ha fatto e questa volta l'ho fatto, diagnosi è stata più preoccupante. La diagnosi è stata più preoccupante. Però prima di arrivare al professore ho ancora fatto un ago aspirato, che significa semplicemente togliere del liquido da comunque un linfonodo che purtroppo avevo già sotto l'ascella, quindi lasciava poche speranze.
Quando è andato con il patologo, guardandomi in faccia, mi ha detto, senti, c'è, è maligno, io così, per un attimo sono stata presa dal panico, devo dire, veramente mi è mancata la salivazione, insomma. E poi ho detto, va bene, insomma, questi sono fatti della vita. E così, sono sola con un figlio, per cui per un attimo mi sono sentita un po' spaventata, e sono rimasta così, mi sono fatta operare subito, io l'ho saputo il 3, il 9 ero operata, dal professor Bocci che ha fatto un'operazione, devo dire, definita da tutti magistrale, proprio bellissima. E ha avuto la conferma ulteriore, diciamo, con dopo, gli esami, quando, no, quando, gli ho visto, quando ho visto il referto ho detto, ma come, 580.000 lire, un referto di morte? Potevate regalarmelo per pagare il doppio agli altri, per esempio. E a questo punto mi sono sottoposta, il professor Bocci mi ha messo nelle mani di un giovane oncologo preparatissimo, quindi non è vero che i giovani medici sono tutti così, no, affatto, questo è preparatissimo, bravissimo, ed è questo che vorrei dire, che le altre donne sentono, e comunque gli altri malati di tumore. Io ho fatto 8 cicli di chemioterapia a 21 giorni uno dall'altro, per cui io ero una donna abbastanza forte, faccio l'agente di fotografi, abbastanza brillante, ho un alloggio in duplex. Direi che è una donna abbastanza forte, da tutti i punti di vista. Salivo le scale a 4 zampe, ecco. Bene, questo oncologo che mi faceva la chemioterapia mi ha sempre trattata molto bene, e quando entrava a farmi la chemioterapia partecipava con me delle cose, si è lavata i capelli, come carina, come sta bene, a parte che uno regredisce molto perché la chemioterapia è una cosa incredibile. Io, certo, oltre alla chemioterapia, facevo anche il cobalto in 3 punti, 6 minuti di cobalto. Quindi il rapporto, con questo, il rapporto con questo medico le ha dato già una prima carica, sì, una prima risposta. Questo medico mi ha detto, signora, mi aiuti perché io ho bisogno del suo aiuto, e lui mi ha aiutata moltissimo. Il professore mi ha aiutata moltissimo, nel senso che se io telefono, certo non telefonavo tutti i giorni. Quindi non si è sentita io sola. Io mi sono sentita costantemente sotto controllo. Ma quando ha deciso di chiedere il risarcimento, e perché? Ecco, allora, a un certo punto ho detto, è vero che la morte è un fatto della vita, è vero, io sono laureata in filosofia, mi hanno pubblicato anche la tesi, mi piace la filosofia, quindi io mai mi vendicherei, però la giustizia, cioè io sono rimasta a livello di Platone, ecco, per me la giustizia è una cosa troppo importante. Allora dico, hai sbagliato, pagano tutti ormai in Italia, vabbè, allora paga, insomma. Ma gli ho fatto scrivere, e questo sarei contenta che lo sentissero i medici, perché i medici sono forse un tantino seccati con me. Io gli ho fatto scrivere da un civilista, dicendo, la signora si trova in questo stato, gli ho mandato il referto, tremendo, con metastasi massiva nei linfonodi, ecco, non so, insomma. Veda se può venire incontro a questa donna che comunque non può lavorare per un certo numero di cose, che ha un figlio da mantenere all'università, eccetera. La risposta è stata negativa. Allora a questo punto ho detto, allora glielo chiedo come si deve, insomma, con una causa penale. E davanti così, al tribunale. Davanti al tribunale. Una mia curiosità. Cioè, solitamente si ha abbastanza difficoltà a che i tribunali accertino, diciamo, con delle perizie legali i danni subiti dai pazienti. Lei come ha fatto? Ha presentato una sua perizia di parte? Sì, no, io, ecco, questo è stato stancante. A quel punto lì poi, siccome io sono una che si interessa degli altri, mi sono sempre piaciuti, io prima facevo l'insegnante, quando mi sono accorta che i ragazzi non mi davano più niente, quindi evidentemente io non davo più niente ai ragazzi, perché io ero vecchia, nel senso che avevo 42 anni, quindi non ero vecchia, ma evidentemente ero vecchia per l'insegnamento, ho smesso, ho dato le dimissioni. Quindi, cioè, io credo in certe cose sociali. E quindi ho detto, va bene, allora questa battaglia la faccio anche per le altre donne, per quelle che magari non sono capaci a difendersi o non pensano che ci si possa difendere. Io sono stata sottoposta a 3 visite dei periti, perché c'era il mio perito di parte, che era il professor Baiba Bollone, il perito del tribunale, che era il professor Terzi, e il perito del medico. Senta, posso chiederle una cosa? Il giudice mi sembra che fosse una donna? Sì, era la dottoressa Francesca Cristilei. Era una donna? Sì. È una donna. E quanto tempo ci ha messo per avere la sentenza? Quanto è durata questa sua causa? Dunque, la causa è, diciamo, dal momento della querela?
Ecco, allora dal momento della querela direi che era metà, il 15 dicembre dell'87 circa, e la sentenza credo che adesso ci sia una motivazione, comunque è stata fatta 2 o 3 lunedì fa. Quindi anche abbastanza veloce tenendo sarebbe conto dei tempi. Sarebbe forse stato più veloce perché erano i periti forse che hanno dovuto studiare un attimo, perché la situazione era abbastanza complessa, insomma. Sì, devo dire che io sono pienamente soddisfatta. Qual è stata la sentenza? La ricordi un attimo? La sentenza è stata per lesioni gravi colpose. E il medico a che cosa è stato condannato? No, gravissime, per lesioni colpose gravissime. E il medico a che cosa è stato condannato? È stato condannato a pagare un'ammenda, eccetera, e a Di quanto? A me una provvisionale, si chiama, cioè una specie di grossa multa, di 80 milioni. E poi vabbè una multa di 750 mila, non so bene quelle cose, io non ho guardato. Cioè quindi però lui per non aver diagnosticato in tempo una... Questo soltanto in prima battuta, per non aver diagnosticato questa... Il tumore che sì. Se operato tempestivamente poteva... Ah, mi toglievano molto... soltanto un quarto della mammella, io adesso ho soltanto questo pezzo di pettorale, cioè io posso portare giusto la borsetta con questa mano. Ma lei ha detto non me ne importa niente di questi soldi, io l'ho fatto per un altro motivo. Io veramente l'ho fatto, al punto, quando mi sono resa conto che poteva servire per gli altri, certo che mi importa dei soldi anche, infatti... Ma non è quella la cosa principale? No, non è questa la cosa principale. Devo dire che le assicurazioni, per esempio questa Lloyd Internazionale, ha fatto un'offerta prima che iniziasse la causa, incredibile, no? Cioè... Altra cosa che, di cui io sono profondamente convinta e che mi fa piacere che il mio avvocato... No, mi dica qual è la cosa più importante. L'avvocato Badellino, no, mi diceva, noi abbiamo chiesto un risarcimento ugualitario, perché io non credo di valere più di un bidello o meno di Agnelli. Certo. Io credo che la mia vita valga come quella degli altri, in senso assoluto. Quindi io non chiedevo un risarcimento di quelli così, tipo l'amante di Rocazzo, no, per intenderci, chiedevo un risarcimento normale. E l'assicurazione... ha telefonato e ha offerto 75 milioni, sì, in tutto, certo, in tutto, se volevamo 75 milioni, quindi a quel punto lì la causa è andata avanti e andrà avanti finché io avrò vita. Io non lo so quanto vivrò, perché oggi dovevo andare dal professor Bocci per vedere... Lei legge i calcoli delle probabilità, si fa influenzare da questo? Beh, questo l'ha scritto il perito del tribunale, che io ho l'11% in 10 anni di possibilità di sopravvivenza. Ma lei ci crede a queste io probabilità? Io ci credo, però penso anche che potrei essere in quell'11%, perché no? Io la ringrazio perché secondo me stasera abbiamo vissuto per qualche minuto veramente una pagina, diciamo, bella di Samarcanda, grazie a quello che lei ha detto e grazie alla forza che lei mette nella sua vita. Io le auguro di smentire in tutti i modi, diciamo, questi calcoli statistici, dopo aver vinto... Vorrei solo dire ancora una dica cosa. Dica ancora quello che vuole. Secondo me la scuola medica, cioè l'università, dovrebbe ormai, che i tumori effettivamente sono in aumento, non solo i nostri ma tutti, dovrebbe veramente occuparsi, e non lasciare al singolo, come non so, all'equipe di Bocci che mi ha trattato benissimo, ma occuparsi di formare dei medici che non siano solo dei bravi tecnici, ma che siano preparati anche da un punto di vista umano. Perché il malato di tumore è un malato un pochino particolare, visto che oggi si muore o di tumore o di infarto, perché di altro più o meno non si muore più, ecco, che ci trattino in un certo modo, insomma, senza arroganza e che siano umani. La ringrazio e darei in chiusura di questa pagina, subito dopo, linea a Locri per le conclusioni da Locri, la visita di Don Accattenna all'ospedale di Agrigento. Io ho visto ospedali a sud... e anche al nord, peggiore di questi nelle corsie. Questo nelle corsie è un ospedale a cui sono stati fatti alcuni ammodernamenti, anche se poi la pulizia non è in stato ottimo. Rispetto ad altri ospedali, visto che la biancheria è normalmente pulita, nelle sole sono dell'ospedale. Io ci credo poco che ne abbia visti di peggio di questo qua, ospedale, il Ministro della Sanità. Perché di peggio di qua solo in un lager nazista si può stare, non in un ospedale. Mio padre aveva 8 giorni che è recuperato, non ci hanno cangiato neanche le lenzuole. La sporchezza che ci sta qui. Cioè queste lenzuole sono le stesse di quando è arrivato? Sì, le stesse di quando sono arrivato. Il problema è su 3 fronti. Sulle strutture, sulle condizioni igieniche e sul personale. Noi abbiamo assistito alla diaspora del personale. Chi è andato in pensione, chi è stato trasferito, chi è morto.
praticamente la, io non so quando ce n'era prima, comunque il dottore Palombo, che è l'anestesista, penso che lo debba sapere con maggiore precisione, credo che siamo ridotti al di sotto del 50%. Qui c'è solo il problema che la piccola manutenzione non è stata fatta, anche perché gli operai che c'erano insufficienti, alcuni di questi sono andati in pensione, i posti non sono stati coperti, quindi noi manca, che so, chi sostituisce un vetro che si rompe, chi il falegname che aggiusta una serratura, il fabbro che rimette a posto certe cose. Quindi un problema di piccole insufficienze, piccole carenze che poi tutto sommato determinano questo grave quadro di disagio. Gli straordinari è da giugno, da agosto, ad agosto che sono fermi. Da agosto 1988? 88. Che non ci... E perché non li pagano? Non le pagano perché è un andazzo male che va in tutto questo SL. Ci impongono di farlo. Cioè? Ce lo impongono di farlo, però non ce lo pagano. Non so perché. Com'è possibile che possano durare 6 anni i lavori di ristrutturazione di un ospedale e dopo 6 anni si blocchino per mancanza di lavoro? Io conosco degli ospedali che sono da 34 anni in ristrutturazione, quello della mia provincia, la provincia di Savona, si informa, San Paolo, vero? E tutto questo non le fa specie? No, non mi fa specie perché conosco l'amministrazione pubblica. Si può dire che c'è un concreto rischio per la salute di chi passa per questo reparto? È molto concreto il rischio. Noi operatori l'abbiamo cantato, decantato, ma nessuno ci ascolta. Ci pigliano in giro. Noi possiamo sollecitare, ecco, se lo sente autonomo, mandare una unità di operatori a mobile se ne hanno bisogno. Quindi dipende sempre su richiesta dell'assessore. Se loro cerchiamo di stabilire le responsabilità e le competenze. Io non ho capacità tecniche per poter dare un giudizio sulle capacità di queste sale operative. Qui non c'è neppure la TAC, vero? No, qui non esiste né TAC né centro di neurochirurgia. Tutti i malati con patologia di tipo neurologico vengono trasportati così un po' alla cieca negli ospedali, nei grossi ospedali di Palermo, cioè il civico di Palermo, dove vengono sottoposti sia attacchi e eventuale ricovero neurochirurgico. Se poi c'è da portare un neonato in un reparto di neonatologia, un altro servizio che qua non esiste, allora la cosa le faccio capire che i toni drammatici assume. Ministro, mi scusi, c'è stato il vescovo di Agrigento che ha detto che ci sono dei morti che pesano sulle coscienze qui a San Giovanni. Noi siamo... Si instaurano tutti i tribunali. I vescovi poi parlano molto e delle volte fanno poco, lo dico da buon cattolico. Se proprio avessero educato la gente ad essere più col senso dello Stato, non capirebbero le cose che capitano. Andate fuori. Non vuole, no, c'è la libertà di non essere fotografati, per esempio. Lo conosce questa? Ecco, torniamo in chiusura a Locri. La signora Casella, tra l'altro, è emozionata questa sera perché all'improvviso, è stata una sorpresa per lei, sono arrivati da Pavia alcuni amici di Cesare. Signora Casella, cosa ha intenzione di fare nei prossimi giorni? Guardi, adesso andrò a dormire in una tenda con il sacco a pelo. Anzi, vorrei invitare il ministro De Mita e il ministro Gava, il dottor Parisi, a venire a provare loro cosa si prova a dormire per terra per 510 giorni. Grazie. Prima di chiudere da Locri mi pare che ci sia ancora un breve Franco, intervento dallo studio. Sì. Franco, io farei una cosa, visto che diciamo Locri questa sera ha ripreso la parola e soprattutto visto che tutta l'Italia ha potuto vedere che tutti coloro che hanno il coraggio della speranza si stringono intorno a questa madre, e visto che Locri ha voluto parlare, ha voluto dire che vuole parlare, che vuole dire la sua, e allora io ti proporrei di fare una cosa. Dopo queste parole della madre che continua la sua battaglia, io ti faccio sentire una cosa che dice Peppe Lanzetta, dopodiché il microfono torna a voi, torna a Locri, e sulle parole della gente di Locri chiudiamo questa trasmissione. Peppe Lanzetta.
chisti o bronx napolitana, estorsione e roba a mano, e l'America rovinta, 16 anni, e vanna rinta. 7 scippe, 3 rapine, io mi vengo ogni mattina, cullanina a buon mercato, questa America anguaiata. Ma dove aiuto Napoli, con l'addore del caffè? I scugnizzi sono cagnati, ma si chiamano drogate. Sono guaglione tale e quale un esercito statale. Un giubbino e un motorino, un grammo d'eroina. Ma dove aiuto Napoli? Tutto c'è attorno a me. Minorenne a buon mercato. Questa America guaiata. Linea Locri. Prima di sentire la gente, la signora Casella vuole rivolgere un appello ai rapitori di suo figlio. Per carità, liberate mio figlio. Ho già detto tante volte che ho messo a disposizione tutto quello che ho. Ho 500 milioni. Telefonate a mio marito in qualsiasi momento. Voi sapete cosa fare. Per carità, rivolgo mio figlio, così rimarrò in Calabria il meno possibile. Ecco, speriamo che i sequestratori di suo figlio l'abbiano sentita. Signora Casella, lei in questi giorni ha incontrato molta gente qui, le hanno detto molte cose. Ecco, vediamo se c'è qui, nella piazza di Locri, qualcuno che ha da dire qualcosa alla signora. Io vorrei dire, dopo una serata così intensa di emozioni, vorrei dire alla signora Casella, che abbiamo incontrato quest'oggi, a nome di tutta la gente di Calabria, delle donne, dei giovani. Brevemente, così facciamo parlare un po' tutti. Voglio dire soltanto la nostra vicinanza, la nostra partecipazione e voglio dire coraggio. E poi una cosa però la voglio dire a me, calabrese e calabresi. Questa sera ho sentito dire sempre lo Stato. Io sono preoccupata di questo atteggiamento. Perché questo è riduttivo, questo vuol dire che vuole liberare noi dalle nostre responsabilità. La sfida contro la mafia non è solo rivolta allo Stato, è rivolta prima di tutto a noi tutti, a noi cittadini. Signora, ecco, accettiamo, raccogliamo questa sfida e vogliamo che lei stia vicino a noi. Grazie. C'è ancora chi vuole dire qualcosa? Signora, voglio esprimere la mia solidarietà. Provo soltanto un senso di rabbia, signora, per quello che le sta succedendo. L'altra notte mi hanno sparato, pure a me, per aver professato le mie idee, per aver combattuto contro la mafia, signora. Per questo le voglio dire coraggio, non si arrenda, lotti, noi saremo sempre con lei, tutti con lei. Non mi arrenderò mai, grazie. Signora, io parlo a nome di 20 associazioni che l'altra sera siamo stati vicino a lei e abbiamo redatto un documento. Lei ha questo documento. Sa che noi abbiamo invitato tutti i consigli comunali alle dimissioni, ma non l'abbiamo invitata alle dimissioni perché non crediamo nella democrazia. Le abbiamo invitati perché questo gesto possa finalmente far smuovere lo Stato. Grazie infinite, grazie. C'è ancora qualcuno? Buonasera, De Mita, il presidente.